ben ritornati all'Aria che tira estate. Buon lunedì in questo agosto più pazzo della storia della Repubblica. Vale tutto e il contrario di tutto. È il mondo alla rovescia, tutto sembra davvero ribaltato. Il Parlamento riapre in pieno agosto perché la Lega ha deciso di parlamentarizzare la crisi di governo e quello stesso partito starebbe meditando di trasformarla in una crisi extraparlamentare, facendo quello che avrebbe potuto fare nelle settimane scorse, il ritiro dei propri ministri. Abbiamo il partito di maggioranza fondato da un comico che dà del giullare a quello che fino a ieri era il suo alleato, Matteo Salvini, di più, Beppe Grillo, l'uomo che voleva spazzare via il sistema a colpi di vaffanculo e con un apriscatole, oggi invece invoca un patto repubblicano contro quei barbari con cui i suoi appena 14 mesi fa avevano firmato il contratto di governo. Non vi basta? Ebbene, prendete Matteo Renzi, l'uomo che per un anno ha tuonato contro qualsiasi possibile contatto tra il PD e il Movimento 5 Stelle al grido di senza di me, ora è il primo sponsor di un governo istituzionale e intanto Zingaretti, sospettato per mesi di intelligenza con il nemico pentastellato, oggi è accusato di tramare con Salvini per portare il paese diretto alle urne. Vi ricordate i responsabili? Razzi e Scilipoti erano diventati il simbolo del peggior trasformismo italico e oggi invece si rispolvera la stessa responsabilità come antica virtù repubblicana. Il sospetto è in che questo mondo, che forse non è tanto alla rovescia come sembrerebbe, tutti si appellano al bene della nazione, all'interesse superiore del paese, ma in verità badano al proprio orticello nella migliore tradizione italiana. Altro che cambiamento. Sigla. Si è sguagnato. Altro che patente! Se pensano con l'insulto propinare agli italiani un'alleanza Renzi-Grillo, questa può essere una cosa sensata. Secondo me hanno sbagliato i loro conti. Non c'è un modo di rimandare quello che sta arrivando. Appello al Presidente della Repubblica, non si presti a una vergogna di questo tipo. Ma si vergogni Renzi! E un cretino che ha danneggiato l'impianto elettrico è stato bloccato. Si apre per il sud una stagione di drammatico declino. Two boats that were rescued here. Probably all hands on board would have been lost. Nessuno vi vieta di ospitare a casa vostra 100 immigrati a testa. E allora buongiorno, ben ritrovati all'Aria che tira estate, buon lunedì, siamo in diretta anche oggi, anche il 12 di agosto, per raccontarvi minuto per minuto l'evoluzione della crisi più pazza del mondo. Mai si era visto una convocazione dei capigruppo in pieno agosto, con la prospettiva che nei prossimi giorni, domani, la prossima settimana, il Parlamento torni a riunirsi. È una giornata vorticosa, forse la giornata che deciderà l'esito di questa crisi. Alle 16 la riunione dei capigruppo del Senato, che dovranno decidere quando Palazzo Madama riaprirà,
consentendo ai senatori di rientrare dalle vacanze, ma per tutta la giornata tanti politici sono già a Roma. Incontri del Movimento 5 Stelle, del PD, dei gruppi parlamentari della Lega, con i rumors che dicono possibile o un incontro tra Salvini e Di Maio o addirittura un incontro tra Salvini e Berlusconi. Ci racconta tutto il nostro Luca Gentile, che è collegato dal centro di Roma. Mi sembra di riconoscere una delle porte del Senato. Sei al Senato, Luca? Camera. No, sono alla Camera, Francesco, alla perché camera. Qui è appena iniziata, diciamo, da circa mezz'ora. Sì, alla Camera, esatto, perché qui è fissato il primo dei tanti appuntamenti che, come giustamente ricordavi, riempiranno questa lunga giornata che dovrebbe delineare un po' il quadro, almeno di questa fase iniziale della crisi. Qual era il primo appuntamento? Era l'assemblea congiunta del Movimento 5 Stelle, dei parlamentari. È arrivato qui alla Camera, una Camera che era chiusa per ferie, per ristrutturazione, addirittura ha dovuto riaprire per questa occasione. È arrivato Luigi Di Maio, non ha rilasciato dichiarazioni. Chi ha parlato invece è il sottosegretario Buffagni, che ha detto: al momento l'alleanza con il PD non è un tema, mentre il ministro della giustizia Bonafede ha ricordato che i tanti no rispetto ai quali erano stati accusati dal ministro dell'interno Salvini, i tanti no erano dei no a ciò che andava oltre gli accordi presi in sede di contratto di governo. Ma appunto, dicevamo, non è l'unico appuntamento questo. Stasera anche Matteo Salvini riunirà i gruppi parlamentari, ma i due eventi clou, potremmo dire, della giornata sono alle 15 e alle 16. Alle 15 al Senato i parlamentari del Movimento Democratico si riuniranno, ci sarà questa resa dei conti, perché sappiamo che l'ex premier Matteo Renzi ha proposto questo governo costituzionale, rispetto al quale Zingaretti invece ha fatto sapere che non ha nessuna intenzione di anticipare il voto. Quindi, insomma, ecco, il dramma del PD ci darà sicuramente grandi spunti oggi. E poi la capigruppo alle 16, nella quale si dovrà decidere la calendarizzazione dei due voti di sfiducia, quello chiesto dal PD prima della crisi verso il vice premier Matteo Salvini e quello al premier Conte, che a sua volta ha fatto sapere che ha intenzione di riferire alle Camere, ma questo si vedrà invece domani, Luca, quando ci sarà la capigruppo alla Camera. Poco fa è uscita una nota che mi è parsa un po' irrituale della seconda carica dello Stato, Casellati. Sì, esatto, la Presidente Casellati è entrata nel dibattito, perché appunto se è il Presidente della Repubblica Mattarella a decidere i tempi di questa crisi, la riapertura delle Camere spetta invece a deciderla ai Presidenti delle Camere, e questo ha puntualizzato proprio la Presidente Casellati, specificando che da regolamento può convocare la riapertura dell'Aula del Senato, convocare l'Assemblea del Senato anche senza un accordo in sede di capigruppo. Quindi, ecco, ha precisato questo la Casellati, riprendendosi in sostanza l'intestazione di questi tempi della crisi parlamentare. Allora, grazie Luca, hai messo sul tavolo tanti temi che adesso cerchiamo di analizzare uno per uno, e posso contare sull'aiuto del direttore di Libero, Pietro Senaldi, collegato con noi da Milano. Direttore, fino alla fine della scorsa settimana coltivavamo l'idea che Salvini fosse riuscito nel colpaccio di innescare la crisi e di trasformare questa crisi in una crisi lampo. Oggi il tuo giornale invece fa questo titolo: ma che crisi, è una via crucis. Ma direttore, è una via crucis per Matteo Salvini o è una via crucis per il paese intero? È una via crucis collettiva anche per il PD, sembrerebbe di capire. Noi in realtà di Libero abbiamo sempre fatto presente che Matteo Salvini gode probabilmente del 40% del consenso nel paese, ma solo il 17% delle truppe in Parlamento. Quindi lui, con un atto di coraggio, ha tratto le fila del fatto che il governo fosse all'impasse, però adesso riuscire a farlo cadere è difficile, è una sfida. Anche perché bisogna anche dire che il PD si appresta a fare quello che fino alla settimana scorsa aveva sempre negato che avrebbe fatto, cioè Renzi è stato il motivo principale per cui l'Italia non ha avuto un governo 5 Stelle PD al maggio del 2018, e adesso
è evidente, no? Non sono io a dirlo, lo raccontano tutto, per una logica di potere interno al PD è pronto ad allearsi con Di Maio. Direttore, questo quindi significa che Matteo Salvini, di cui abbiamo sempre lodato le capacità di lettura della fase politica e la capacità di non sbagliarne una, per la prima volta ha fatto male i conti? No, io non, questo secondo me mi sembrerebbe un po' prematuro. Perché se lui riuscisse a spaccare il PD ed andare al voto sarebbe molto divertente. E poi bisogna, mi sembra quella del PD, ma di Renzi più che altro, una politica insomma dal corto respiro. Renzi insomma, era un uomo che ha anche suscitato molte aspettative, è un uomo molto giovane, si riduce a fare una manovra in stile Alfano, rischia di fare la stessa fine. Tra poco su questo solleciteremo anche Antonio Misiani, senatore del Partito Democratico. Buongiorno. Uno che per rete all'interno del partito non ha mai votato. Però, direttore, voglio farti un'ultima domanda. Non rischia di essere questa fase politica un bagno di sangue per tutti gli attori in gioco? Ti segnalo questa cosa. Le ragioni di chi dice che occorre andare al voto subito, perché così si può evitare l'aumento dell'IVA, così si consente il Paese di avere una legge di bilancio, si ridà dignità all'Italia, sono le stesse ragioni di chi invece dice che guai, mai e poi mai bisogna andare al voto anticipato. Questo non crea chiarezza in chi ci guarda e in chi segue la politica? Ma io partirei da questo ragionamento. Quando nel 2011 ci fu il ribaltone, questo avvenne a novembre e la manovra venne fatta in 15 giorni. Quindi teoricamente c'è tutto il tempo per andare a votare a ottobre e fare la manovra, anche perché, diciamo così, sia Salvini sia casomai dovesse vincere, non so chi altro potrebbe vincere, ma diciamo Di Maio che è al governo, oppure Conte se fa un partito suo, o lo stesso Renzi, sono diciamo così piuttosto avvezzi al mestiere, più di quanto addirittura lo fosse Monti, che infatti fece una manovra che fece tracollare economicamente l'Italia. Detto questo, quindi io non credo, sì, può darsi che siano tutti sconfitti, certo. Io, se fossi un politico di qualsiasi schieramento, parlo di Renzi, come di Salvini, come di Berlusconi, come anche di 5 Stelle, andrei al voto subito, perché se si va al voto più tardi, e qui vengo sulla sua domanda, c'è il rischio che arrivi qualcuno da fuori e si prenda tutto il piatto. Allora, Antonio Misiani, e su questo proprio rischia di spaccarsi il PD, mi verrebbe da dire niente di nuovo sotto il sole, impazza la crisi, le faccio una carrellata dei più importanti titoli di apertura dei giornali, Il Messaggero, il PD si spacca, olè, Repubblica, la vera crisi è nel PD, olè, Corriere della Sera, ora la crisi di governo spacca il PD, olè. Allora, io direi tre cose. La prima, quella che voi avete chiamato la crisi più pazza del mondo, è figlia non del coraggio di Salvini ma del suo cinismo. Il governo era moribondo da mesi, sostanzialmente dopo le elezioni europee. Salvini ha prolungato questa agonia fino ad agosto inoltrato, perché questa scelta di tempi rende impossibile fare la prossima legge di bilancio dopo le elezioni. Perché dopo le elezioni non ci saranno i tempi per insediare un governo che sia in condizione di far approvare dal Parlamento entro il 31 dicembre la legge di bilancio. Il che vuol dire, la legge di bilancio è uno dei principali motivi per cui Salvini fa la crisi adesso. Perché non sa dove trovare i 23 miliardi per evitare l'aumento dell'IVA, non sa come risolvere i problemi che lui stesso, insieme al Movimento 5 Stelle, ha creato primo. Secondo, siamo in una repubblica parlamentare, con responsabilità particolari del capo dello Stato nel momento in cui si apre una crisi di governo e crisi politica come quella che si è aperta per il fallimento dell'esperienza Lega 5 Stelle. Lasciamo lavorare il capo dello Stato, recuperiamo la grammatica istituzionale. Non è Salvini che convoca il Senato e la Camera, ma i rami del Parlamento vengono convocati dai Presidente della Camera e Presidente del Senato. Non è Salvini che decide quando andare a votare. Però le rilevo, poi Misiani, anche che PD. Questo è il quadro, però poi nel PD si parla di scissione ed è una roba drammatica. Poi veniamo anche al PD. Il PD deve discutere, al PD il messaggio che andrebbe lanciato a tutti quanti è calma e gesso.
Siccome, lo ripeto, siamo in una repubblica parlamentare con responsabilità peculiari del capo dello Stato, i possibili sbocchi di questa crisi sono tanti gli sbocchi possibili. Non è che l'alternativa è o il voto o il governo di scopo a breve termine proposto da Matteo Renzi, proposta che io non condivido, perché ha tutta una serie di punti deboli, tra cui l'assist che dà a Salvini, all'antipolitica dell'establishment asserragliato contro il voto. Noi non dobbiamo avere paura del voto degli italiani. Altra cosa, e ho finito, sono proposte che io penso interessanti almeno come tracce di lavoro, come quella che ha fatto Goffredo Bettini ieri. Allora, se la strada, non è detto che ci siano le condizioni, ma se la strada che qualcuno suggerisce è quella di un accordo con il Movimento 5 Stelle, allora si fa una cosa seria, seria, di e non facendo finta che non sia accaduto nulla. Lo ripeto, per me oggi non ci sono le condizioni, però se quella deve essere, allora una cosa seria di legislatura ci e ritorniamo, non a breve termine. Ci ritorniamo, Bisiani. Fatemi salutare gli altri due ospiti, due colleghi, Giuseppe Alberto Falci, giornalista politico e retroscenista dell'Huffington Post, da Catania Gaetano Pedulà, direttore della Notizia. Prima di darvi la parola, stiamoci in Sicilia, perché ieri si è conclusa la prima fase del Beach Tour di Matteo Salvini. Noi l'abbiamo seguito tra Taormina e Catania, ma quello che doveva essere un tour trionfale in realtà è stato turbato da tante contestazioni. Antonio Condorelli. Non capisco questo terrore di far votare gli italiani. Siamo in democrazia, dovrebbe essere la cosa più bella del mondo. Ogni giorno che passa è un giorno che prevede aumento di tasse e caos. Dalla spiaggia di Taormina, durante una nuova tappa del suo beach tour, Matteo Salvini lancia la corsa alle urne, fissando anche l'obiettivo fare cadere il governo Conte entro Ferragosto. Chi sta pensando di non andare in Parlamento settimana prossima, ma far passare il Ferragosto e facciamo il 18, facciamo il 20, facciamo il 22, facciamo il 25 e vediamo cosa succede, non ama l'Italia. Chi perde tempo danneggia l'Italia, perché un nuovo governo la manovra la fa in fretta e la fa bene. A Catania scatta la rabbia dei movimenti civici e Salvini viene contestato duramente. Mentre sulla piazza di Catania sale la tensione, in municipio Salvini incontra il sindaco Salvo Pogliese, fuoriuscito da Forza Italia con 300 amministratori e oggi coordinatore per la Sicilia orientale di Fratelli d'Italia. Il ministro dell'Interno boccia il reddito di cittadinanza. E se questo provvedimento, invece di incentivare al lavoro, allontana dal lavoro e rende più conveniente stare a casa e non lavorare, evidentemente per un paese che vuole crescere è un problema. Salvini attacca anche la possibile intesa per un governo tecnico. C'era il patto della crostata, il patto della frittata, il patto della granita, questo è evidentemente il patto della poltrona. Capisco il panico di Renzi, perché appellarsi a Grillo, a Di Maio, a Di Battista e a Vico fino a ieri sarebbe stata una barzelletta per chiunque. Poco dopo, il leader della Lega esce di gran corsa dal municipio, inseguito dai manifestanti. Allora, ci interrogheremo tra poco sul valore anche di quelle contestazioni, ma stiamo alla politica in senso stretto. Giuseppe Alberto Falci, il dato della giornata tra i tanti è questa intervista che Salvini oggi rilascia al Giornale, nel quale al direttore Sallusti sostanzialmente apre allo schema del vecchio centrodestra, una riunione di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Ma non avevamo sentito Salvini nei giorni passati parlare di non voglio tornare al passato, non sono nostalgico, vado da solo. Tu ieri scrivevi di un possibile patto del Nazareno della disperazione per scongiurare il voto, invece forse arriva un nuovo patto dell'arancino, visto che Salvini ieri era proprio in Sicilia. Ma diciamo che la mossa di Matteo Renzi ha spiazzato Matteo Salvini, di conseguenza Salvini
ha dovuto riallacciare, diciamo, i canali con Silvio Berlusconi. Ma a mio avviso Salvini potrebbe anche bleffare, perché dai sondaggi, da tutti gli studi che gli arrivano sul tavolo, la foto con Berlusconi in alcune gli potrebbe far perdere consensi. E quindi in questa fase chi ritorna centrale nella politica italiana è proprio Silvio Berlusconi, che da un lato viene tirato per la giacca da chi, appunto, da chi vuole fare il patto della sopravvivenza, la disperazione, restare il più a lungo possibile in Parlamento, per evitare che il ritorno al voto possa essere una deleterio, possa, diciamo, ridimensionare ancor più Forza Italia, e chi invece, come Salvini, utilizza Berlusconi per fare pressione al centrosinistra, a Renzi e a tutto il sistema politico. Poi è chiaro che per Salvini Silvio Berlusconi resta sempre l'alleato preferenziale. Ricordiamo che Salvini con Berlusconi governa quasi tutte le regioni, certo. Probabilmente potrebbe anche conquistare una regione determinante e decisiva come l'Emilia Romagna il prossimo anno, ci sono anche altre competizioni come la Calabria. Poi ci sono anche alcune regioni come la Sicilia, dove ci sono dei governatori come Musumeci che dialogano con Salvini e potrebbero far parte di quella stampella che sta alla destra, che sta alla sinistra della Lega. Quindi io ritengo che in questa fase ci sia anche un gioco di carte da parte di Salvini. Gaetano Pedullà, la scorsa settimana abbiamo assistito nell'ordine martedì il Senato che vota la fiducia al governo sul decreto sicurezza bis e giovedì Matteo Salvini che stacca la spina. Come ha usato il Movimento 5 Stelle? Salvini potrebbe adesso servirsi di Silvio Berlusconi in una chiave elettorale per poi liquidarlo alla bisogna? Ha una partita tra vecchi marpioni. No, partiamo da una constatazione dei fatti. Abbiamo visto ieri a Catania, da dove vi sto parlando, un candidato aspirante Presidente del Consiglio costretto a entrare nel Palazzo Comunale dal retro in una situazione di assedio del palazzo, altro che politica che si chiude nei palazzi. Qui c'è un candidato, aspirante candidato alla guida del paese, che deve chiudersi dentro un palazzo circondato dalla polizia per le contestazioni fortissime che lo hanno accompagnato non solo a Catania ma in tutte le altre città. Allora, per dire un proverbio tipico della mia terra, qui della Sicilia, che è questo: partio pi futtiri e tornavo fottuto, cioè era partito per fottere, ci siamo capiti ed è rimasto fottuto. Quindi, Gaetano, tu ritieni che si sia rotto quel patto sentimentale, se vogliamo usare le parole dei Dotti, tra il paese e Matteo Salvini, e quelle contestazioni starebbero a certificarlo? Allora, guarda, il paese è grande, ha sensibilità diverse, non c'è dubbio che ci sia in questo momento una voglia di un governo forte, inteso in modo anche un po' elementare sulle funzioni che ha un governo, ma non c'è dubbio che quella parte che il Movimento 5 Stelle, il contratto, aveva mitigato del rapporto populista della Lega con una gran parte anche di suoi elettori, soprattutto al sud, dove stava costruendo da tempo Salvini una sua forza, si sta incrinando. Ma c'è di più. Io non sono d'accordo con il direttore Senaldi sul fatto che questo di rompere il contratto sia stato il primo errore di Salvini. Salvini ha fatti tanti di errori. Io penso alla Diciotti, affronterò il Parlamento, affronterò il giudizio della magistratura, e poi ha dovuto chiedere soccorso ai 5 Stelle. Penso a quello che è stato fatto in Europa. Oggi Salvini promette una manovra, come dire, espansiva, una manovra senza l'accordo con l'Europa, essendo all'opposizione in Europa e non avendo neppure votato la von der Leyen. Ma di che stiamo parlando? Allora lì ha ragione lì Viviani. Il vero problema è la manovra. Chiaro. Allora, ritorno tra pochissimo da te, Pedullà, anche perché voglio ragionare di quella proposta che per tanti è sembrata shock, di Beppe Grillo. Però prima torno da Pietro Senaldi. Pedullà diceva prima, con gergo colorito del dialetto siciliano, che
insomma, forse qualcosa si sta incrinando nella percezione degli italiani nei riguardi di Salvini. Forse l'aver staccato la spina rischia di essere stata una scelta di cui pagherà più care le conseguenze rispetto a quanto potesse immaginarsi. Ma come facciamo a saperlo? Salvini si è preso un rischio, chiaramente i supporter di 5 Stelle non hanno gradito e vanno in piazza a contestarlo, temendo che salti il reddito di cittadinanza, che saltino tutte quelle prebende che Di Maio e soci avevano garantito al loro elettorato. Io credo che sia veramente molto prematuro, infatti io non ho definito in realtà un errore quello di Salvini di far precipitare la situazione. Dal nostro punto di vista di Libero abbiamo sempre denunciato che era pericoloso, però forse era anche abbastanza necessario, perché dal nostro punto di vista il governo era un po' all'impasse. Dopodiché, francamente, se sia stato un errore o sia stata una mossa vincente, questo lo giudicheranno gli italiani, sempre certo. Che agli italiani venga data la parola, no? Perché mi sembra che il punto vero è che, anziché discuterlo qui in questo nobilissimo studio se Salvini ha sbagliato o no, forse sarebbe meglio chiederlo agli italiani. Certo, e invece si sta ragionando in queste, soprattutto nel fine settimana, di strategie per evitarlo, quel voto, e i principali ostensori di questa proposta sono da una parte Beppe Grillo e dall'altra Matteo Renzi, che insieme parlano la lingua del governo di scopo. Per la prima volta i due arcinemici si sono trovati dalla stessa parte della barricata, non era mai successo. Giulia Cavola. Esci da questo blog, Beppe, esci da questo streaming, questo è un luogo dove c'è il dolore vero delle persone, smettila su questo tema. Metaprogramma è il nostro, Metaprogramma è un copia e incolla. È finita, buona giornata, è stato un piacere vedere. Abbiamo un pagliaccetto messo lì. Ma la palma d'oro della migliore, anzi peggiore notizia di questa settimana la do a lui. La do a Beppe Grillo. Oggi abbiamo un buffoncello qui che dobbiamo seguire, che ci ricatta, fa i nomi, non fa i nomi. A me mi chiama Lebettino, da una insulta da una vita. Lebettino di Firenze ha detto una frase, ci metto la faccia. Sei peggio di un bambino capriccioso. Quando Beppe Grillo è andato per tentare di fare una volta di più lo sciacallo su una realtà aziendale in crisi, un voto di scambio, gli 80 euro. Il signor Beppe Grillo fa schifo. No, Lebettino di Firenze guarda, è sentimentale. E noi dovremmo difendere i valori con questa gente qui. Adesso è Dorian Gray. E se ci fosse da votare un governo o con i 5 Stelle o con la Lega, io voterei contro. Ti odio, poi ti amo, poi ti amo, poi ti odio. 23 lui. Pedulla, per quanto sconvolgente, però dobbiamo ricordarci sempre che la politica è l'arte del possibile e quindi tutto quello che avviene nella realtà trova una giustificazione. Però o l'uno o l'altro. Beppe Grillo che dice mi eleverò per impedire l'avanzata dei barbari, e invece poco fa un sottosegretario o ex sottosegretario di peso come Stefano Buffagni dice io sono per andare a votare, l'alleanza con il PD non è il tema di giornata. Allora guardate, cos'è la politica? La politica è un fine o è un mezzo? Se la politica è un mezzo, è nel Movimento 5 Stelle, è da quando è nato questa forza politica, l'obiettivo e lo strumento per diminuire i parlamentari, togliere i vitalizi, dare un po' più di benessere a una parte del paese che era stata completamente dimenticata, fare alcune cose, un po' di pulizia nella pubblica amministrazione, e mi fermo qui perché l'elenco sarebbe lungo. La politica ha bisogno di continuare un percorso. Io non credo che nel 5 Stelle ci sia questa paura così
raccontata delle urne. Anzi, quello che dice Buffagni oggi rappresenta una gran parte del pensiero della base dei militanti 5 Stelle, a cui non pare vero di poter tornare a votare e confermare il voto al movimento. Il tema però è un altro. Se si va a votare adesso si perdono tutta una serie di riforme che erano state imbastite e alcuni obiettivi principe, tra cui la riforma dei parlamentari, che non è esattamente tra le misure che nel progetto tracciato da Goffredo Bettini viene confermata. Ma non c'è dubbio che c'è la possibilità, io credo anche il dovere di parlare in Parlamento, di una possibile strada per provare a fare le cose che sono state cominciate. Di sicuro dobbiamo segnalare dei fatti. Il primo, Renzi ha finito di mangiare i popcorn, ritorna a fare politica, fa una proposta su alcuni temi. Credo sia un elemento del quale il Parlamento abbia diritto di discutere. Noto che nel Partito Democratico esplodono le contraddizioni di una forza che ormai restava unita con due strade molto diverse all'interno. Non c'è dubbio che in Parlamento, se si trovasse una formula, che sia un governo di scopo, che sia un governo istituzionale, che sia un governo a tempo per fare alcune cose, la prima, non fare aumentare l'IVA, la seconda, non andare in esercizio provvisorio, la terza, completare alcune riforme fondamentali per il Movimento 5 Stelle, sarebbe un bene per l'Italia. Allora, grazie a Gaetano Pedullà. Antonio Misiani, sono finiti i popcorn o è cambiato il quadro politico? E non teme che se ci fosse una sorta di patto repubblicano contro qualcuno, quel qualcuno potrebbe avvantaggiarsi di sentirsi, come dire, il Calimero che gode in realtà della grande, del grande consenso dell'opinione pubblica? Guarda, io voglio spezzare una lancia a favore di Matteo Renzi, che ha fatto un'intervista criticata con molte ragioni, però ha aperto... Quindi abbiamo finito? Grazie. Ha aperto una prospettiva politica che prima, per lui e per i suoi sostenitori, era assolutamente preclusa. Renzi, dal 4 marzo del 2018, come è noto e come avete rappresentato nel vostro servizio, era assolutamente contrario a qualunque forma, non nemmeno di dialogo con il Movimento 5 Stelle, ma considerava la Lega e il Movimento 5 Stelle la stessa identica cosa, due facce della stessa medaglia populista. Noi abbiamo vinto il congresso insieme a Nicola Zingaretti dicendo che non dicendo di fare un governo con i 5 Stelle, attenzione, perché questo Zingaretti l'ha sempre escluso, ma dicendo che bisognava lavorare sulle contraddizioni dentro la maggioranza e dentro il governo, che sono finalmente esplose. Bene, Renzi è venuto su queste posizioni, lo ha fatto a suo modo, ma apre una prospettiva diversa. La cosa però da evitare in una discussione che deve esserci nel Partito Democratico, nei gruppi, nel partito, sapendo che l'ultima parola spetta Nicola Zingaretti, che è del partito del segretario, in questa discussione però, ecco, l'errore che tutti insieme dobbiamo evitare di commettere è quello che diceva lei, non fare assist, non regalare ulteriori spazi politici a Matteo Salvini. È per questo che il governo del tutti contro Salvini non ha senso, è controproducente dal punto di vista però politico. Bisogna aprire quella prospettiva, io non lo so, certo. Ma se si apre quella prospettiva, si fa un governo per, sulla base di priorità, sulla base di riforme, sulla base di cose che servono agli italiani in un orizzonte temporale che non può essere di pochi mesi. Non si fa un favore anche a Salvini, che forza che ha il 17% dei seggi in Parlamento, se gli si consente di andare a votare subito fa l'assopiglia tutto? Ma guardi, questo è un tema io sollevato da tanti commentatori. Io credo che noi non dobbiamo avere paura delle urne e continuo a ritenere che la strada maestra e lo sbocco ad oggi più probabile sia quello di elezioni anticipate. Guardi, le contestazioni di questi giorni in realtà dimostrano che c'è una larga parte dell'opinione pubblica che è preoccupata. Matteo Salvini ha chiesto i pieni poteri. L'ultimo che ha fatto questa cosa era Badoglio. Ha chiesto i pieni poteri. Quando uno chiede i pieni poteri, inquieta e preoccupa una larga parte, quindi io non ho paura delle elezioni, il Partito Democratico non ha paura di diventare il perno, deve lavorare per diventare il perno di una larga alternativa. Se nel Parlamento, viceversa, matura, cresce una maggioranza che è invece per continuare, attenzione a non fare accordicchi, ma invece lavorare per un'opzione seria. Secondo me oggi difficilmente ci sono le condizioni, ma se si decide di andare lungo quella strada bisogna fare un governo
che abbia un'identità, come scriveva un commentatore oggi, allora, è un progetto politico. Ho il piacere di salutare, collegato da Grosseto, Antonio Noto, sondaggista. Buongiorno, ha degli ottimi e gustosissimi dati che tra poco ci dà. Però, Noto, se lei è d'accordo, visto che stavamo parlando del PD, io al Nazareno andrei, perché là ci è collegato il nostro Luca Gentile per degli aggiornamenti e poi mi spiega tutti gli ultimi risultati dei suoi sondaggi. Sì, Francesco, noi abbiamo fatto letteralmente una corsa dalla Camera qui alla sede PD in via del Nazareno, perché tra pochi minuti Nicola Zingaretti verrà qui per un punto stampa convocato in fretta e furia. Ecco, sentiremo quello che avrà da dire rispetto ovviamente alla riunione che è fissata alle 15 e rispetto alla questione principale che agita in questo momento il Partito Democratico, che è voto sì anticipato, come dice Matteo Renzi, oppure nessun governo costituzionale, a meno che appunto non ci siano novità importanti. Ma ecco, sentiremo tra pochissimi minuti quello che ha da dire Nicola Zingaretti. Allora, grazie Luca, chiedici la linea non appena si palesa il segretario del Partito Democratico Antonio Noto, ben ritrovato, direttore di Noto Sondaggi. Si stava ragionando poco fa su quale esito di questa crisi, un accordo per un nuovo governo o le elezioni anticipate restano la ipotesi più probabile all'orizzonte della politica italiana. Da questo punto di vista, che ne pensano gli italiani? Ma gli italiani al momento sono per le elezioni anticipate, o meglio, aumenta sempre di più la quota di italiani che è a favore delle elezioni anticipate. Facciamo un esempio: subito dopo le elezioni europee circa un terzo, un poco più di un terzo degli italiani era favorevole alle elezioni anticipate. I dati degli ultimi giorni invece ci dicono che circa il 55% dell'elettorato è favorevole alle elezioni anticipate. È chiaro che gli italiani non amano le elezioni, no? Quindi non è che tifano sempre per le elezioni anticipate, però è vero che quando percepiscono il caos, ecco, nel loro immaginario collettivo matura la convinzione che comunque sia è meglio andare ad elezioni. Allora, questo è quello che nei nostri cartelli sta al cartello 14. Però, Noto, le voglio fare una domanda, perché se è vero che dal maggio del 2019 all'agosto del 2019 sono aumentati di 20 punti le persone favorevoli alle urne anticipate, ci aveva colpito qualche settimana fa, 10 giorni fa, un sondaggio non condotto dal suo istituto ma pubblicato sul Sole 24 Ore, che diceva che addirittura gli italiani favorevoli al voto anticipato erano il 72%. Qualcosa è cambiato dopo l'innesco della crisi? Qualcuno si è spaventato o ritiene che non vada fatto confronto tra sondaggi diversi? Beh, non va fatto confronto perché non sappiamo quelle che sono le scale di misura dei due sondaggi, quindi sicuramente ecco, l'indicatore comune è che la maggioranza degli italiani vuole le elezioni anticipate. Però ecco, è interessante comprendere che questa quota non è aumentata adesso, cioè quando Salvini ha detto andiamo ad elezioni anticipate, ammesso che poi si vada realmente alle elezioni anticipate, ma questa quota di italiani favorevole alle elezioni anticipate è aumentata tra giugno e luglio, cioè vale a dire quando il conflitto tra Lega e Movimento 5 Stelle era diventato veramente abnorme. Quindi diciamo ecco, questa percentuale, ripeto appunto, non è in relazione, certo, all'input di Salvini, ma al clima di opinione che ormai si respira da mesi. Se si andasse, Noto, alle elezioni di qui ai prossimi due mesi, nella prospettiva più augurabile per chi vuole il voto subito, come si presentano le forze in campo? Abbiamo il cartello 16, eccolo qua. Ecco, mi permetto di rifare solo un'osservazione. Ecco, questi dati, se si andasse ad elezioni oggi, perché noi non possiamo comprendere quale sarà l'impatto sull'opinione pubblica di questo clima che c'è in questi giorni, no? Questo clima di caos, di tensione continua, di guerra continua, cioè non possiamo stimare quale sarà l'impatto sull'opinione pubblica. Ci potrebbe essere un impatto a favore della Lega, o un impatto invece che diventa un boomerang per la Lega. Quindi questi dati sono riferiti a oggi e non fra due mesi. Abbiamo la Lega abbastanza stabile al 38%, il Partito Democratico al 23%, il Movimento 5 Stelle che è sotto quel 17% che invece ebbe alle elezioni europee, Fratelli d'Italia ormai da qualche mese che nei nostri sondaggi ha superato Forza Italia, per cui il partito della Meloni all'8% e il partito di Berlusconi al 6,5%. Noto, lei crede che
che forse subodorando quel possibile effetto boomerang a cui lei faceva riferimento, Matteo Salvini oggi con Sallusti si spinge a riproporre il vecchio centrodestra, laddove fino a pochi giorni fa lo avevamo sentito dire: non ho nostalgia del passato, voglio cose nuove, non voglio replicare schemi vecchi? Ma questo un po' sì, però secondo me c'è anche un po' un'impostazione tattica di Salvini. Se si dovesse creare un governo istituzionale, al di là del numero dei deputati di Forza Italia, ecco, un governo istituzionale si può chiamare tale solo se c'è anche Forza Italia che l'appoggia, altrimenti è un governo PD Movimento 5 Stelle. Ecco, quindi forse Salvini sta facendo in modo che Forza Italia, diciamo, sperando ovviamente che poi possa essere alleato con lui alle prossime elezioni politiche, si possa tirare fuori da questo governo istituzionale e quindi rendere meno probabile un governissimo nelle prossime settimane. Questo è molto interessante, per cui sarebbe semmai il messaggio di Salvini non un messaggio che punta alle elezioni, ma nell'immediato evitare che ci siano patti strani che lo allontanino Berlusconi ancora di più dalla sua orbita. Sì, questo potrebbe essere un ragionamento tattico, visto allora, che Salvini è molto tattico e quindi chiaro, questo potrebbe essere. Mi mancano 30 secondi, noto. L'ultima questione che le voglio porre, poi le chiederò se può di trattenersi anche dopo la pubblicità. Il partito di Conte, sappiamo che tanti aspettano anche il discorso che pronuncerà in Senato, probabilmente la prossima settimana, ma quanto vale un eventuale partito di Conte? Allora, noi testammo il partito di Conte a inizio luglio e aveva un valore dell'11%. Nel frattempo noi abbiamo continuato a testare invece i livelli di fiducia a Conte. Il livello di fiducia a Conte è aumentato e quindi devo presupporre che quell'11% non si è sicuramente abbassato nel corso di questi mesi. Però ecco, non è un 11% che viene dato a Conte indipendentemente da una sua candidatura. È un capitale elettorale che Conte si può portare con sé se si allea probabilmente col Partito Democratico, perché questi sono elettori che guardano al centro-sinistra, un centro-sinistra moderato, e quindi questo peso elettorale, così come era anche un po' l'obiettivo del sondaggio, era la quotazione di un peso elettorale all'interno invece del centro-sinistra. Noto, io avrei un'altra domanda da porle, però mi fanno segno che se gliela faccio mi danno almeno uno scappellotto. Se può restare un momento, dopo la pubblicità gliela pongo. Va bene. Pubblicità. Salvini, Salvini, vaffanculo è un concetto profondo. È un concetto di un certo spessore. Il programma del governo Renzi-Grillo, eccolo qua. Eccolo qua il programma del governo Renzi-Grillo. Guardali qua quanta voglia di lavorare. Io non mollo per il mio paese, do anche la vita se necessario. Per i miei figli e i vostri figli do la vita. Allora, Falci, Salvini è riuscito molto bene a sintetizzare in maniera, ovviamente dal suo punto di vista, qual è la piattaforma di chi sta tramando contro di lui, ma chi è davvero che ha paura di andare al voto in questo momento e l'ipotesi di un governo istituzionale non rischia di ritorcersi contro a chi in questo momento lo sponsorizza? Guarda, chi ha paura? Ha paura sicuramente Matteo Renzi, perché c'è una differenza fra il partitismo e il parlamentarismo, ovvero tu hai un gruppo parlamentare in questo momento che è stato disegnato dalla precedente gestione e di conseguenza sarà ridimensionato qualora si tornasse al voto da Nicola Zingaretti. Ha paura Forza Italia, perché come abbiamo visto dal sondaggio che poc'anzi addirittura sarebbe sotto Fratelli d'Italia e alle precedenti elezioni ha ottenuto quindi un numero di parlamentari superiore, circa il doppio di quelli che potrebbe ottenere, e di conseguenza poi c'è questo istinto di sopravvivenza, questo principio di autoconservazione che impazza nei palazzi. Ieri abbiamo appunto raccontato di un Matteo Renzi che ha chiamato, come direbbe Cattarella, di persona personalmente ogni singolo senatore di Forza Italia,
Anche perché l'idea di Renzi è quella di fare una roba molto, di fare un esecutivo che approva il taglio dei parlamentari. Il taglio dei parlamentari, diciamolo a tutti, è l'assicurazione della legislatura. Nel momento in cui tu approvi quella misura, sarà difficile tornare al voto, di conseguenza la legislatura si potrebbe protrarre e di conseguenza, secondo Matteo Renzi, Salvini piano piano lo verrebbe rosolato da questa cosa. Allo stesso tempo dico anche che a mio avviso Salvini non ha sbagliato, Salvini si è inserito nel momento tra virgolette giusto, perché ha aspettato che come tutti pensavano che una volta chiusa la finestra elettorale non si potesse più tornare al voto, ma solo in questo paese non si può tornare al voto nel mese di ottobre. In Francia votano a ottobre, in Grecia votano a ottobre, in Spagna votano in qualunque momento dell'anno. Ricordiamo che il governo Monti, quando si insediò nel 2011 dopo l'esperienza, l'ultima esperienza di Berlusconi, si insediò il 15 di novembre. Sì, è vero, Monti rappresentava le cancellerie, era una garanzia per l'Europa, però io lo trovo singolare che non si possa tornare. Credo che al netto dei titoli sull'Europa, sull'IVA, ci sia anche un tentativo disperato da parte dei parlamentari di non tornare al voto. Allora, Pietro Senaldi, ti chiedo di commentare questa dichiarazione appena battuta dalle agenzie che riportano le parole di Maio durante l'assemblea con i suoi parlamentari. Salvini non ha tradito il movimento Conte, ma milioni di italiani cui per 14 mesi aveva detto che non guardava i sondaggi. Ha tradito il contratto di governo per i suoi interessi. Non c'è il rischio che alla fine Salvini finisca, come diceva Falci, per essere rosolato da questo patto larghissimo contro di lui, oppure è la migliore condizione per poter costruire dall'opposizione una campagna elettorale vincente, perché prima o poi al voto si dovrà andare? Ma io non mi farei impressionare, penso che Salvini non si farà molto impressionare dalle parole di Di Maio. Ormai siamo in campagna elettorale e certamente gli avversari in campagna elettorale non ti fanno dei complimenti ma ti muovono delle critiche, questo mi sembra piuttosto normale. Io credo che la motivazione principale per cui Salvini abbia deciso di forzare la mano e di tentare la via delle urne sia in realtà proprio la paura che lui aveva di essere rosolato in un governo con i 5 Stelle, un governo in cui non si riconosceva più e allora, in cui interessi erano divergenti e quindi... Direttore, sì. Sono costretto a interromperla perché vedo che sta parlando in diretta in questo momento Nicola Zingaretti e proviamo ad ascoltarlo in diretta. Io voglio fare un appello all'unità dei democratici e del Partito Democratico, perché di fronte ai pericoli che ci sono per la democrazia sarebbe davvero sbagliato in questo momento dividerci o dare segnali in questo senso. Significherebbe questo sì regalare l'Italia alla destra. E invece noi dovremo combattere forte e combattere uniti. Quello che io penso, l'ho già detto ieri, siamo agli inizi di un percorso, che sarà un percorso anche istituzionale difficile, ci sarà una crisi di governo in cui tempi e modi verranno decisi nelle prossime ore, e poi ci sarà il Presidente della Repubblica Mattarella che, e non Salvini, deciderà i tempi e le scadenze. Per quanto ci riguarda ci saranno i luoghi previsti dalle nostre regole per discutere insieme sulle scelte da fare. Quindi la scelta e l'appello che faccio è proprio ora che vediamo pericoli per la nostra democrazia, la cosa più importante è l'unità e in uno spirito unitario. Ritorniamo in studio perché ho ancora un minuto e voglio tornare da Antonio Noto, ripartendo dai sondaggi che ci aveva dato. È plausibile immaginare che a dispetto di questo rinnovato appello dell'unità ci troveremo nuove formazioni politiche, si parla della formazione di Matteo Renzi, oggi sul Foglio si parla di un movimento trampiano guidato da Flavio Briatore.
Ma diciamo che in questi momenti di grande fibrillazione sono i momenti in cui nascono i nuovi soggetti politici, no? Ricordiamoci come nacque NCD proprio con la scissione da Forza Italia, addirittura nacque nello spazio di pochi minuti in Parlamento. Quindi diciamo sono questi effettivamente i momenti, però è chiaro che una scissione del PD con un governo appoggiato solamente da Renzi avrebbe, come dire, un'importanza minore rispetto a un governo appoggiato anche dal PD e da altri partiti. Quindi non è detto che la scissione in questo momento aiuti la formazione di un governo, allora, anzi probabilmente potrebbe creare più problemi. Mi devo fermare nuovamente, se non abuso del suo tempo noto le chiederei di trattenersi ancora 5 minuti perché mi rimaneva in tasca una domanda sul partito di Conte. Verifichi. Io ho qualche minuto solamente. Grazie, se allora ricomincio da lei e da Pietro Senaldi, al quale chiedo anche a lui di fermarsi un momento. Pubblicità, torniamo subito. Secondi appena dopo mezzogiorno, siamo di nuovo in diretta con l'aria che tira estate, è il momento del TG di La 7 e vedo già pronta Adriana Bellini. Adriana, buongiorno e buon lunedì. Francesco, buongiorno, buon lunedì anche a te. Siamo tutti qui a raccontare quella che forse è una delle settimane più difficili per la politica italiana. Dunque, sicuramente, a meno di notizie dell'ultima ora, questa sarà la nostra apertura. Naturalmente, occhi puntati sul Senato e sulla conferenza dei capigruppo, sulle opposizioni, Partito Democratico in primis. Ma anche c'è il risvolto economico. Oggi è lunedì, stiamo molto attenti a quello che è Piazza Affari e lo spread. Piazza Affari questa mattina ha aperto per fortuna in positivo, lo spread anche sembrava abbastanza stabile, adesso sta cominciando un po' a risalire, poco fa ha toccato i 240 punti. Borse che sono molto attente anche a quello che succede ad Hong Kong, perché le proteste continuano ormai da molti mesi contro Pechino nell'ex colonia britannica. 5.000 persone in questo momento stanno occupando lo scalo di Hong Kong e sono stati di conseguenza cancellati tutti i voli. Poi c'è Genova, perché mercoledì, lo sapete tutti, sarà un anno esatto dal crollo del ponte Morandi. La città vive ore difficili, di grande commozione, ci si prepara alle commemorazioni. Una parte delle famiglie, dei parenti delle vittime non parteciperanno perché dicono non vogliamo essere presenti al solito balletto dei politici, ma c'è anche l'inchiesta, cercheremo di fare il punto su quello che sono le indagini ad un anno da questa terribile tragedia, ma ci saranno anche tante altre notizie. Alle 13.30 vi aspetto. Allora, grazie Adriana, noi riprendiamo questo racconto in diretta della crisi più inedita della politica italiana. Avevamo interrotto bruscamente la diretta di Nicola Zingaretti, torniamo allora al Nazareno perché così Luca Gentili ci può dire gli ultimi passaggi dell'intervento di Zingaretti e poi vado subito dal direttore Senaldi. Francesco, allora Zingaretti, lo avete sentito, oltre a ribadire il concetto di unità necessaria, cioè ha detto in questo momento difficile dobbiamo rimanere uniti, non è il momento delle divisioni, quindi un leggero passo indietro rispetto alle dichiarazioni di ieri che sembravano un po' più di rottura rispetto invece alla proposta di Matteo Renzi. Ecco, questo ha detto Zingaretti nella prima parte. Alla precisa domanda invece se il suo no fosse rivolto al progetto di governo costituzionale di Matteo Renzi o più in maniera più estesa a qualsiasi ipotesi di intesa con il Movimento 5 Stelle, ebbene a questa domanda Zingaretti ha risposto semplicemente che non è il momento di fare un governo per togliere sostanzialmente le castagne dal fuoco a Matteo Salvini, che ha evitato di fare la manovra. Quindi non ha risposto, lasciando cadere un po' la domanda sull'ipotesi di un'intesa diversa con il Movimento 5 Stelle. Ecco, è un po' capziosa, ma questo è quello che ha risposto Zingaretti. Lascio a voi ovviamente l'interpretazione di quanto detto. Luca Gentile, mozione d'ordine, io ti suggerirei di andare di corsa alla Camera in modo tale che se riuscire
riusciamo a intercettare dei parlamentari del Movimento 5 Stelle è ottimo per il nostro racconto. Pietro Senaldi, come interpreti intanto questo appello all'unità? È un appello di facciata o significa che lasciati decantare i tempi della discussione e del confronto, alla fine il partito troverà una linea unitaria, magari sposando di più la linea di Renzi rispetto a quella di Zingaretti in questo momento? Beh, è un appello della disperazione da parte di un segretario che non vuol farsi levare o dimezzare il giocattolo senza avere praticamente neanche mai aperto la scatola. È un appello che inchioda anche Renzi alla fine alle sue responsabilità, perché Zingaretti è fermo, ma anche lascia un po' la finestra aperta al dialogo. Dal mio punto di vista è l'appello anche di una persona sensata. Lui ovviamente scarica su Renzi la responsabilità di un'eventuale spaccatura Chiaro. Del partito, cosa che poi è, perché il gioco di Renzi è o fai quello che dico io e quindi ti destituisco di fatto come segretario, o Chiaro. Io spacco il partito e comunque vada, mi va meglio di come sono messo adesso. Allora, grazie Pietro Senaldi, ti lasciamo perché so che hai tanti impegni grazie in redazione, so che ci deve lasciare a brevissimo anche Antonio Noto, quindi torno da lui. Noto, visto che si sta ragionando di un'ipotesi di un patto tra PD e il Movimento 5 Stelle, lei prima, a proposito del peso di Conte, diceva quell'11% è nell'ottica di un accordo con il Partito Democratico, ma quell'11% che raccoglierebbe l'ex, oramai ex premier, sono voti drenati dal Movimento 5 Stelle o sono voti drenati dall'astensione e dallo stesso Partito Democratico? Allora, diciamo che una parte è una parte, e circa metà sono elettori del Movimento 5 Stelle, quindi un Conte in alternativa al Movimento 5 Stelle sarebbe un ulteriore debacle per il Movimento 5 Stelle, e un'altra metà sono elettori di sinistra, di centrosinistra, astenuti, che comunque non voterebbero il Partito Democratico, quindi ruberebbe secondo noi nell'ottica del circa 2 punti dal Partito Democratico di oggi, ma avrebbe il valore aggiunto di aggregare una parte di elettorato di centrosinistra che comunque non voterebbe il PD o non andrebbe alle urne. Quindi questa è un po' la dimensione. Lo stesso Conte, però leader del Movimento 5 Stelle, non avrebbe ovviamente questo valore aggiunto rispetto al partito, perché è un partito che in questo momento si deve riposizionare, deve ritrovare una propria identità. E non basta, 15 giorni, un mese per poter fare una rivoluzione sul riposizionamento del partito. Allora, grazie Antonio Noto, so che ci deve lasciare, ma siamo onorati se vorrà tornare a portarci i suoi numeri e le sue analisi. All'aria che tira estate, clima che resta incandescente. Luigi Di Maio, poco fa Berlusconi e Salvini stanno andando dal notaio per formare un patto che assicura seggi a Berlusconi. Lo dico a Forza Italia, oggi Berlusconi vi mollerà e Salvini svenderà la Lega a Berlusconi, come fece 20 anni fa. Questo Luigi Di Maio, ma parla anche Beppe Grillo, che questa volta invece non se la prende con Salvini, ma se la prende, pensate un po', con Renzi. Volano degli avvoltoi di nuovo generazione, gli avvoltoi persuasori, è una nuova specie di sciacallaggio, invece di aspettare la fine cercano di convincerti che è già avvenuta, non sono elevati, non volano neppure, in realtà strisciano veloci tra gli scranni, ma è soltanto un'illusione, non nient'altro che un'illusione dovuta alla calura. E questo post con questo linguaggio anche un po' immaginifico di Beppe Grillo è in riferimento indiretto a Matteo Renzi. Saluto gli ospiti che nel frattempo ci hanno raggiunto, Riccardo Barenghi, giornalista Buongiorno. Politico, La Iena,
che firma i suoi epigrammi polemici sulla stampa, Federico Mollicone, Fratelli d'Italia, Tobias Piller, corrispondente dall'Italia, dal Frankfurter Allgemeine Zeitung, ci sta raggiungendo da, direttamente da Marettimo, Maurizio Gaspari, senatore di Forza Italia, ma io intanto vi porto in spiaggia, il luogo dove tutti vorremmo essere se non fosse che la crisi ci costringe a essere a Roma a raccontarla. Leila Bensalà. Non è il momento di mettersi in vacanza, anche se è momento di ferie. La crisi politica impone un rientro anticipato dalle vacanze per i parlamentari e Salvini lo ha detto senza mezzi termini. Deputati e senatori alzano il culo e vengono in Parlamento. Sotto l'ombrellone a Ostia in molti invocano il rientro dalle ferie per la casta. Non bisogna pensare alle ferie, bisogna pensare al paese. Io se avevo problemi col lavoro rientravo al lavoro. Anche le persone normali, se c'è un problema al lavoro grave, c'è la reperibilità, tornano a lavorare. Ma in spiaggia c'è pure il partito del rimandiamo tutto a settembre. Ma che è sta fretta? Ha deciso, chiude la porta e datemi il potere. Non esiste, si aspetta, deciderà il presidente Mattarella, penso. Se fosse fatto al papete tutte le sue vacanze, tranquillo, spensierato, poi al ritorno magari ecco ci dava la solita mazzata settembrina. Non è solo un discorso di perdere i biglietti aerei già comprati, qui a rimetterci i soldi prima dei parlamentari potrebbero essere gli italiani. La posta in gioco infatti è più pesante e riguarda l'aumento dell'IVA che per ora è nell'ultima legge di bilancio. Ti renderà inevitabile un aumento che fino ad oggi è stato scongiurato con l'attività politica. L'aumento dell'IVA vuol dire che si porta via presto tutto, pane, pasta, prime necessità, che diventerà veramente il disastro dell'Italia. Ma io tanto sono pensionata. Prendo 400 euro al mese di pensione, pensi come so. Secondo le stime, per le famiglie si prospetta una spesa maggiore di 541 euro in media all'anno. Tanto peggio di così, non sappiamo più dove andare. Quindi ci hanno lasciato in mutande. Per disinnescare la bomba dell'IVA si dovranno trovare 23,1 miliardi per il solo 2020, ma la crisi potrebbe persino giustificare l'inevitabilità di un rincaro senza padrini politici. E come al solito la politica farà i comodi loro, le loro poltrone e alla fine il conto paghiamo noi. Allora, Tobias Piller, comincio da te, visto che hai la possibilità di portarci un punto di vista un po' diverso da noi italiani che tendiamo spesso a guardarci l'ombelico, e in questo caso è il caso di dirlo, visto che in spiaggia l'ombelico si può mostrare. Che cosa, come reggete voi dalla Germania questa crisi politica? È una scelta di opportunità fatta da Salvini o è la sanzione di un governo che non poteva andare avanti? Al momento è così che i tedeschi seguono con interesse quello che succede, perché tanto non succede tantissimo in Germania. Bisogna fare la premessa anche in Germania. Noi, a noi tedeschi. Anche in Germania abbiamo le nostre teatrini d'estate, non è così. No? Abbiamo, al momento si fa proprio all'eccesso così la discussione sul clima, su cosa si potrebbe risparmiare, cosa si potrebbe vietare e così via. Dall'altro lato, la politica italiana è conosciuta per essere complicata, così nessuno vuole entrarci dentro così fino in fondo per capire tutto. Allora, impossibile per uno che sta lontano. Ma il nome Salvini certamente è molto conosciuto. Il Salvini in Germania è un nome noto e certamente forse anche con pregiudizio, con loro comuni, un po' esagerato, ma comunque si dice non vogliamo una cosa come Salvini. Questo è una cosa che già in Germania si dice in questo modo. La Germania per tanto tempo ci ha dato lezione su come gestire al meglio la nostra finanza pubblica, e questo in Italia ha creato anche tante polemiche. Io ti voglio fare questa domanda. In questo momento gli italiani devono preoccuparsi di più del possibile aumento dell'IVA che scatta se non si trovano 23 miliardi, di una assenza di una legge di bilancio se non si riesce a fare un governo
che la realizzi e quindi l'esercizio provvisorio per il 2020, o piuttosto non avere una manovra espansiva che è quella che potrebbe innescare la crescita ed è precisamente quella che invoca Matteo Salvini. Ma se chiedete a me, io sono un economista più liberista e non keynesiano. Allora la premessa per me è: non funziona fare più deficit per avere più crescita. Lo scrive anche Carlo Cottarelli così, giusto un giorno fa. Lui ha raccolto molti esempi su questo. Non penso che i tedeschi abbiano voluto dare lezioni all'Italia, ma c'erano tante volte il do ut des. Voi volete entrare nell'euro subito, allora c'erano tante promesse. E allora qualcuno può anche ricordare queste vecchie promesse. E poi l'Italia stava lì sul burrone durante così il 2011, quando poi è arrivato Monti. C'è stata poi questa rete di sicurezza che si chiamava Fondo Salva Stati, che fa così che oggi lo spread non è più 500 ma solo 240. Ma in cambio si è dato il fiscal compact, ma certamente deve essere permesso ricordare. Torno a queste questioni qua. Certo, in passato era più difficile fare un anno senza manovra. Ricordiamoci anni 90, c'era questa cosa della tendenziale, nella DEF si diceva quando non si cambia nulla, dove arriva il deficit? Era sempre troppo alto. Allora conveniva fare una manovra per abbassare questo deficit. Adesso non è più così, perché adesso il tendenziale va avanti da solo, così si potrebbe anche fare così l'esercizio provvisorio per tutto l'anno, perché Salvini vuole spendere in più. Ma l'esercizio provvisorio significherebbe che sia un aumento all'IVA, quindi ci dobbiamo aspettare l'aumento dell'IVA, parola di Tedesco? Io dico, questo è il problema e lo svantaggio, include anche questo. Certamente non è un problema per i mercati, non a fare l'esercizio provvisorio non creerebbe, secondo me, una ondata di speculazione. Più i programmi dei vari Renzi, Salvini e altri che dicono voglio il deficit da 3, 5 a 5 e così via, questi possono creare i problemi. Allora, Riccardo Parenghi, da stamattina Luigi Di Maio sta cannoneggiando contro Salvini dicendo la pagherai cara perché hai tradito gli italiani. Non hai tradito né me né Conte, hai tradito gli italiani e gli effetti si vedranno con l'aumento dell'IVA. Funzionerà questo assedio a Salvini per provare a, come dire... Per questo dobbiamo vedere se e quando ci sarà la campagna elettorale, perché mi pare di capire che non siamo ancora certi che si voterà a ottobre o a novembre, no? Certo, tutte manovre che avete raccontato in questi giorni, che raccontano tutti i giornali, per evitare il voto a breve, fare un governo che vada avanti, che eviti il provvisorio. È evidente che adesso dall'idillio all'odio si è passati nel giro di poche ore, no? Si amavano, c'erano pure i murales che li dipingevano amanti e d'amore e d'accordo, improvvisamente si odiano. Di Maio è impazzito, ma è anche ovvio che Di Maio sia impazzito, perché quello gli ha rubato già metà dei voti. Si è visto alle europee, si vede nei sondaggi. Ora gli ha tolto il giocattolo, chiamiamolo così, per scherzo, perché certo un governo non è un giocattolo, e quindi Di Maio si trova in grande affanno. Ha ragione su un punto però, che io vedo un Salvini in qualche difficoltà rispetto a quell'uomo che vinceva sempre, che era sulle spiagge, Papete, come si chiama lui, e compagnia bella, fan, osannanti. Mi pare dagli ultimi giorni che i fan non siano più tanto osannanti, ma ci siano anche delle contestazioni. Quindi secondo me Salvini ha paura di due cose, del voto, ma anche di un governo che lì potrebbe, diciamo, se si facesse il governo che vuole Renzi, ma poi magari su Renzi volevo dire una cosa, Salvini potrebbe per un po' di tempo sparare a come si chiama, alzo zero, perché il tradimento, i ribaltoni, cioè, a parte che non sarebbe un ribaltone, ma insomma, ma comunque quanto durerebbe questa, diciamo, propaganda? Quindi allora, lui ha paura. Chiaro. Mollicone, vorrei di questo ragionare con lei. Forse qualcosa è cambiato in questo fine settimana in cui avremmo dovuto assistere alla marcia trionfale di Salvini per gli stabilimenti balneari del Sud, ma
nessuno si immaginava fino a giovedì che ci sarebbe andato con la testa del governo tra le mani. Vediamo un attimo una sintesi di queste giornate in spiaggia e poi vengo da lei e le commentiamo insieme. Grazie. Nessuno si credeva mai tornato. Squadra che vince non si cambia. Tutti i parlamentari della Lega saranno a Roma già da lunedì. I parlamentari alzano il culo e lavorano anche per la gola. Stiamo preparando un governo che durerà 5 anni a colpi di sì. Porta sul letto vuoto, il vuoto daglielo indietro a lui. Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. Mi fa piacere che ci siano i soliti 5 di sinistra che vogliono aprire i porti, ospitare gli immigrati, prendeteli a casa vostra. Per un anno a testa alta e se ci date la forza lavoreremo per i prossimi 5 anni a testa alta. Non c'è peggior meridionale che voti Lega, la vergogna assoluta. Ha visto tante contestazioni. Salvini, quando ci sono state contestazioni ai suoi comizi, non sono le prime, tacciava i compagni dei centri sociali non democratici. Però l'impressione è che non fossero soltanto nostalgici della vecchia autonomia, ci fossero tra i contestatori anche elettori dei 5 Stelle che forse volevano che andasse avanti l'esperienza di governo. Sicuramente i 5 Stelle sono stati colpiti all'improvviso, fermo restando che in politica bisogna anche saper fare delle scelte e loro hanno fatto la scelta che ha dato a Salvini l'occasione giusta per staccare la spina, che è stata quella della mozione TAV d'estate, poteva al limite essere messa direttamente a settembre e invece hanno messo su un vassoio d'argento la testa del governo. Detto questo, Fratelli d'Italia è ovviamente contento, siamo contenti che l'abbia fatto, e, come ha ricordato il nostro leader Giorgia Meloni, già noi l'avevamo chiesto dopo le elezioni europee, dopo il 4 marzo, già quando si era fatto questo governo, il 4 marzo non avevamo detto che sarebbe stato un governo a termine. Dopo le elezioni europee, con risultato chiaro a favore di una compagine sovranista, Lega e Fratelli d'Italia, perché poi su Forza Italia bisogna fare un distinguo, Giorgia Meloni aveva chiesto di staccare la spina e così questa non è stato. Però oggi è stato fatto e quindi noi chiediamo di andare al voto. Ogni altra ipotesi sarebbe una violazione della sovranità popolare prevista dalla Costituzione. Le faccio una domanda un po' maliziosa. Visto che Matteo Salvini in questo anno, lo dicono tutti, ha usato un po' 5 Stelle a proprio vantaggio, martedì il Senato ha votato la fiducia al governo, giovedì Salvini ha staccato la spina. Non teme che, come ha usato il Movimento 5 Stelle, domani Salvini possa usare voi in chiave elettorale e poi abbandonarvi al vostro destino? Non c'è lo stesso rapporto storico che c'è tra all'interno del centrodestra, anche nella sua nuova, nel suo nuovo sviluppo e evoluzione. Tra noi con la Lega ci governiamo in diverse regioni, in diverse città, abbiamo dato e diamo governi stabili da anni a regioni e città. C'è una compatibilità di programma altissima, quindi non ci sarebbe sicuramente questo problema. Oltretutto, proprio in questi minuti, Giorgia Meloni ha ribattuto alle agenzie la necessità di fare le alleanze prima delle elezioni, proprio per dare trasparenza, chiarezza a una forza di governo che per noi, Lega e Fratelli d'Italia, già i sondaggi lo dicono, può garantire alla nazione un governo per 5 anni, con serenità, con la determinazione di fare la flat tax, mettere in moto gli investimenti e far lavorare le persone, non dandogli un reddito di cittadinanza che crea povertà.
Allora, Tobias Piller, intanto ti leggo un altro passaggio del post di Beppe Grillo, questo rivolto a Salvini, che riguarda proprio quanto stiamo discutendo. Lo sceriffo è in fuga dalla città, scrive Beppe Grillo, attraversa a gran velocità gli stati del sud, accolto da un oceano di fischi. Ma come, scappi dal tuo dovere cercando rifugio qui? Perché hai preso, per chi ci hai preso, sceriffo? Molti hanno addirittura disseppellito il vaffanculo in Sicilia. Questo dice Beppe Grillo. Le tappe del tour nelle spiagge erano tutte spiagge del sud, come a dire che Salvini voleva andare alla riconquista del mezzogiorno, ma questa crisi rischia di mettergli contro quel mezzogiorno a cui lui vuole, come dire, sottrarre il reddito di cittadinanza, vuole continuare con la riforma delle autonomie. Lanciato finora poteva anche contare sul consenso di quelli tra i 5 Stelle che potevano godere del reddito di cittadinanza anche così grazie a questo governo. Adesso Salvini se li è messo contro, ma secondo me questo è il problema più meno grave al momento. Il problema più grande è la divergenza tra le formalità e la questione della legittimità e la credibilità, perché devono esserci regole chiare da prescrivere su come si va avanti in caso di una crisi di governo, come si gestisce i lavori del Parlamento e così via. Questa è una cosa. E lì è chiaro che bisogna seguire queste regole in modo puntuale. Dall'altro lato c'è questo sentimento tra i cittadini che un governo deve essere anche visto come legittimo, non può essere così la compagine dei perdenti che si mettono insieme per avere un interesse a breve. I 5 Stelle hanno preso il 33%, perdenti delle ultime elezioni europee che si mettono insieme per vincere così un piccolo vantaggio personale. Almeno uno potrebbe dire che non è legittimo un risultato così. Poi la questione anche della credibilità. Ognuno poi deve essere in grado di guardare in faccia il suo elettore anche un anno dopo. E non so se tutti saranno in grado di fare questo. Queste sono, secondo me, le grandi domande. Se poi ci sono un po' di fischi per Salvini nella campagna elettorale, questo bisogna non drammatizzare. Certo. Barenghi, il Sud rischia di essere la pietra d'inciampo di Salvini verso la conquista del potere o i fischi vanno derubricati alla normale manifestazione del dissenso? Cioè, guarda, i fischi come i sondaggi, poi d'agosto bisogna... Certo, questa mossa di Salvini ha preso parecchio, ecco chi c'è, guarda chi c'è. Adesso allora, ben trovato, è arrivato in questo momento Gaspari direttamente da Marettimo. Grazie per essere corso da noi prima di andare a incontrare i colleghi della Capogruppo. Con tutto il rispetto, diciamo, per il Parlamento. Noi la volevamo raccontare così, Gaspari. Diciamo che questa mossa di Salvini, l'apertura della crisi, ha preso in contropiede molti italiani, nessuno, anzi quasi tutti, nessuno si aspettava che nel mese di agosto succedesse questo. Quindi un po' di fischi, anche gente che insomma completamente spiazzata, stava in vacanza, magari deve tornare, insomma, non ci stanno. Quanto questi poi si possano tradurre in voti contro Salvini è tutto da vedere, perché adesso la campagna elettorale, come dicevo prima, semmai ci sarà comunque lunga e complicata. Gli stessi sondaggi che Antonio Noto ci ha presentato e ha fatto benissimo, secondo me oggi, fatti oggi, lasciano il tempo che trovano, perché l'11% a Conte, secondo me, a Conte, come si chiama? Conte. Non credo che durerà, ma poi questo partito di Conte non esiste, quindi non mi pare proprio. Adesso è tutto da vedere. Io, visto che è arrivato Gaspari, faccio una domanda. Ti rubo il mestiere. Ma ci mancherebbe, è tuo prima del mio. Forza Italia. Che vuole fare? Vuole un accordo con Salvini preelettorale come la Meloni? Oppure, e se no, è disposta a votare, a appoggiare un governo, diciamo così, che faccia la manovra di bilancio, che eviti l'esercizio provvisorio, l'aumento dell'IVA e poi si vede, magari insieme a una parte del PD, a Renzi e ai 5 Stelle, oppure cosa? La nostra posizione è abbastanza chiara, l'abbiamo detto in questi giorni. Noi vogliamo che si confermi preventivamente un accordo, perché è ovvio che poi a scatola chiusa o addirittura con un atteggiamento ostile non è che uno si consegna a un destino incerto. Devo dire che oggi Salvini, non a caso, sul giornale
con la firma di Alessandro Sallusti, che è il direttore del giornale, insomma, un giornalista ascrivibile chiaramente un po' alla galassia dell'area di Forza Italia, ha ribadito che vuole l'accordo di centrodestra, lo vuole in chiave poi sì, di futuro, ma queste ovvie sono termini anche giusto, però lo ha ribadito annunciando anche un incontro che avrà con Berlusconi e con la Meloni, cosa di cui anch'io ho notizia e conferma all'interno del mio partito. Noi abbiamo posto una condizione politica, noi siamo sempre stati nel centrodestra, lo ha fondato Berlusconi, oggi i numeri sono cambiati, questo lo sappiamo, abbiamo affrontato anche in questo anno elezioni in varie regioni, dalla Basilicata alla Sardegna e altrove, la Lega ha registrato un rafforzamento, si era parlato di una corsa solitaria di Salvini e anche un certo tipo di atteggiamento. Ne aveva parlato lui. Dopodiché, di fronte alla volontà di confermare una coalizione di centrodestra, non c'è una ragione al mondo per cui si debba percorrere sentieri impervi, allora, di un accordo con chi? Col PD, con i 5 Stelle, per stare lì un po' di tempo, travolti lo stesso. Però la stessa domanda che ho rivolto a Mollicone, non temete che come ha usato fino ad ora il Movimento 5 Stelle, così un domani potrebbe usare voi e buttarvi nel cestino come ha fatto con il governo dopo aver preso la fiducia? Scusi, c'è una differenza. Noi abbiamo un'alleanza che con la Lega dura dal 94, ha avuto anche delle interruzioni clamorose. Abbiamo vinto, perso, ma più vinto in questa fase sui territori, anche in luoghi dove non abbiamo mai vinto. Le posso citare, che ne so, la Basilicata, dove non abbiamo mai vinto nel passato, regioni come la Sardegna e altre hanno già state appannaggio. Poi su molti temi c'è un'omogeneità di vedute. Scusi, se io mi devo sedere per parlare di riforma della giustizia, non dico con buona fede, con quale avrei fatica anche a spiegare, ma anche forse con altri del PD, è più facile parlarne con la Lega. Chiaro. Sull'immigrazione, sulla famiglia, sulla sicurezza. Poi ci sono dei toni diversi, mica sono uguali i partiti. Forza certo. Italia ha una sua storia, appartiene al Partito Popolare Europeo, ma è una forza alternativa alla sinistra. Oggi il problema sono i numeri, mi rendo conto. Certo. Ma i numeri li cambi sul campo. Siete troppo, siete troppo europeisti per Salvini poi? O per, ma guardi, noi abbiamo votato per il Presidente della Commissione che fa parte del Partito Popolare Europeo, di cui noi facciamo parte. Mentre sul Presidente del Parlamento, come non abbiamo votato Pittella e vinse Tajani, non a caso un esponente di Forza Italia, non abbiamo votato il candidato alla presidenza della sinistra. Noi facciamo parte del Partito Popolare Europeo, ma lo siamo sempre stati. Partecipi, e con la Lega siamo sempre stati alleati. Posso dire un Un momento, fatemi andare fuori in dalla Germania Camera. Ci sono alleanze tra Luca diversi, Gentile ha alcuni aggiornamenti rispetto all'assemblea ancora in corso dei parlamentari 5 Stelle. Luca. Sì, Francesco, soltanto per darvi la misura di quanto sia alta la tensione qui all'interno della Camera, dove sono riuniti i parlamentari 5 Stelle con Di Maio. Di Maio continua a ribadire il concetto che debba essere il Presidente della Repubblica Mattarella a dettare i tempi, di certo non Salvini, continua a ribadire che vuole incassare prima il taglio dei parlamentari e soprattutto, questa è l'ultimissima informazione che filtra qui dalla Camera, Di Maio richiama la Lega a sfiduciare, a ritirare i suoi ministri e a concedere a Conte la possibilità di riferire alle Camere, perché ha il diritto di guardare negli occhi coloro che lo sfiduceranno. Questo dice Di Maio, quindi l'intenzione è quella appunto di andare allo scontro ulteriore con la Lega. Ritirate i ministri e prendetevi le vostre responsabilità. Allora, che cosa significa, Barenghi, questa cosa qui? Quello che doveva essere una crisi parlamentarizzata diventa improvvisamente una crisi extraparlamentare, forse perché Salvini ha fatto male i conti sui numeri che potrà incontrare al Senato appena si riaprirà. Questo può darsi, però mi pare di capire da quello che diceva adesso il senatore Gasparri che loro voteranno, ovviamente erano pure all'opposizione, se mai si votasse sulla sfiducia a Conte voterebbero per la sfiducia a Conte. Ma noi non abbiamo mai votato la fiducia, appunto. Cioè, abbiamo sempre votato la sfiducia a Conte. Anche il PD voterebbe la sfiducia a Conte perché a Conte noi votiamo perché, come abbiamo sempre votato a Conte. Io non lo so, a me mi pare anche questa mossa, se è vero questa mossa che c'è sui giornali di oggi di Salvini, cioè pronta un accordo con Fratelli d'Italia, e quello era scontato, ma pronta un accordo con Forza Italia è un'evidente dimostrazione di paura, quello che dicevamo prima, di Salvini, perché Salvini un anno e mezzo fa
quando si poteva forse, accroccando un po' il Parlamento, trovando i cosiddetti responsabili, fare un governo di centrodestra. Non ha voluto farlo con Berlusconi. Però... Don Berlusconi è il vecchio, non lo faccio. Fino all'altro giorno ha detto vado da solo, voglio i pieni poteri. Adesso parla di coalizione. Ma non è Gasparri che Matteo Salvini tema in realtà quello che i giornali da due giorni chiamano il lodo grasso? Proviamo a vederlo con il cartello numero 3. Nessuno costringe i senatori a votare una fiducia che non potrebbero mai accordare a un governo considerato ostile. Però se tutte le opposizioni escono dall'aula di comune accordo, a quel punto vanno alla conta il Movimento 5 Stelle e la Lega. E il Movimento 5 Stelle ha il doppio dei senatori della Lega. Si fa una crisi politica a Ferragosto, non so adesso, spero che ci vedano numerosi, ma auguro agli italiani di poter... Ci guardano in tanti perché la politica appassiona, soprattutto il pubblico di La 7, a quale vogliamo offrire l'informazione la più completa e esaustiva. È la ragione per la quale l'abbiamo invitata. Sono lieto per voi e per tutti noi. Anch'io sto qua, se no non ci verrei. Ovviamente vorrei che gli italiani potessero serenamente trascorrere in maniera più lieta questi giorni. Noi abbiamo una posizione molto lineare. Noi abbiamo votato la sfiducia a Conte fin dall'inizio. Ora uno dovrebbe spiegare al vicino d'ombrellone, non mio che adesso sto a Roma, ma di un nostro militante, dice no, quelli sono usciti perché così si fa il duello tra quello e quell'altro. Io credo che le cose comprensibili siano migliori. Noi non abbiamo mai votato la fiducia a Conte. Quindi voteremo contro il governo Conte. Abbiamo sempre avuto l'alleanza di centrodestra, che vede Barenghi ha ragione, Salvini ha fatto delle affermazioni, però noi qualche settimana fa abbiamo votato in Sardegna, nel Molise, mica 100 anni fa, le elezioni al Comune di Cagliari si sono svolte il ballottaggio a giugno, stiamo ad agosto, quindi non è che noi stiamo risalendo alla discesa in campo, quindi noi restiamo dove siamo stati sempre. Poi la vicenda del governo giallo-verde era nata un anno e più fa, si dice ma anche Forza Italia lo sapeva, c'era in quel momento la consapevolezza che rivotando il 28 luglio, lei ricorderà, si era parlato anche di questo, come no? Tutta l'Italia diceva, forse chi lo sa sarebbe stato meglio, ma col senno di poi si fa poco, quindi Forza Italia è rimasta ancorata a uno schema di centrodestra dove cosa è cambiato? I numeri, mica poco, sì, poi Salvini deve usare questi numeri. Però non è cambiato solo i numeri, che adesso votando contro il governo Conte si rischia di andare, si va a elezioni molto pericolose per, diciamo, come dico, non lo dico io, lo leggo sui giornali, lo vedo dalle cancellerie europee, da tutto quanto. Elezioni molto pericolose per il futuro del paese, economia, IVA, esercizio provvisorio, destra, ma questo è quello che fare un io capisco la coerenza della vostra posizione, però io volevo solo la politica, diciamo, può cambiare. Allora, io voglio dire, oggi ho letto su un articolo, pensate un po', se va al governo Salvini e vince il centrodestra per la prima volta, è attribuita a Renzi la frase, si elegge un presidente della Repubblica con una maggioranza di destra. Io ho vissuto in Italia con i presidenti della Repubblica, Pertini, Napolitano, tutti di sinistra, persone che non hanno, a volte si è anche discusso, sì, i ribaltoni, robe con Napolitano, abbiamo avuto anche polemiche, dopodiché stiamo qui liberi e vivi. Scalfaro, che era proprio un democristiano moderato, noi abbiamo avuto delle amare sorprese. Perché se viene eletto un presidente della Repubblica nel 2022 da un Parlamento a maggioranza di 100 mica verrà eletto Attila o Abbatantuono flagello. Poi immaginate di Dio quanto sia complicato, e mi metto nei panni di chi ci segue da casa, in pieno agosto, di ragionare di una crisi dagli esiti completamente incerti e contemporaneamente si richiamano appuntamenti anche molto lontani del tempo, come l'elezione del nuovo inquilino del Colle. Allora, per venirvi incontro e provare anche a decifrare questa crisi così difficile, Lidia Mancini entra in studio e prova a raccontarci, e probabilmente questo sarà un appuntamento che si replicherà nelle prossime puntate, le parole di questa crisi, perché contano i numeri, ce l'ha detto Notto, ma contano anche le parole. Lidia. Sì, Francesco, come spesso accade quando c'è una separazione, non ci si lascia serenamente, quindi possono scambiarsi i due ex, diciamo, delle parole forti. Noi abbiamo individuato queste come parole della crisi. Andiamo a vedere nel primo cartello la parola barbari, che è stata scritta da Beppe Grillo sul suo blog, bisogna dire dopo un po' di assenza dalla scena politica, riferita ovviamente agli ex alleati, quindi ai leghisti, e infatti scrive Grillo: mi eleverò per salvare l'Italia dai nuovi barbari.
Tutta risposta, diciamo, Matteo Salvini con il cartello numero 2, lo possiamo vedere, risponde con una parola della vecchia politica attribuendola proprio agli ex alleati, la parola è inciucio. Infatti scrive su un post su Facebook: inciuci, giochetti di palazzo non fermeranno la voglia degli italiani di un governo forte. Il livello dello scontro si alza poi quando si personalizza, e infatti è arrivata direttamente da una nota del Movimento 5 Stelle un'accusa nei confronti di Matteo Salvini. Il Movimento 5 Stelle lo definisce giullare. Infatti vediamo che scrive: caro Salvini, stai vaneggiando, inventatene un'altra per giustificare quello che hai fatto. Giullare. Ecco, è singolare. Parola dura che probabilmente domani riaggiorneremo, perché dal giullare probabilmente dovremo mettere traditore, perché esatto, mi pare che sia questa la cosa. Ma andiamo esatto avanti. È singolare appunto che sia poi anche giullare, come dicevi tu anche Francesco, che è diciamo un'accusa che è sempre stata fatta a Beppe Grillo. Perché quindi lo faceva di mestiere, peraltro. Esatto. E quindi c'è un po' un ribaltamento. E vediamo sempre nell'ottica del ribaltamento il prossimo cartello. Noi abbiamo individuato una parola che in realtà non è mai stata scritta nello specifico da parte di Beppe Grillo, neanche del Movimento 5 Stelle, però c'è un richiamo a questa possibilità, quindi c'è un'apertura verso quello che noi abbiamo definito governo istituzionale. Infatti Grillo scrive: altro che elezioni, salviamo il paese dal restyling in grigio-verde dell'establishment. Certo, diciamo un burocratese doc utilizzato da Grillo, che normalmente usa ben altri toni, però apre a questa possibilità, possibilità che viene vista come un orrore, appunto, la prossima parola, da Matteo Salvini, che dice: un nuovo esecutivo PD Movimento 5 Stelle sarebbe un film dell'orrore. Spero che Mattarella senta la sensibilità del paese. E questa ci introduce proprio lui, l'ultima parola che noi abbiamo individuato come parola della crisi, ed è Mattarella. Infatti tutti da vari partiti si guardano a lui, guardano al Colle per uscire da questa impasse politica. L'unica parola peraltro, Lidia, non divisiva, perché tutti in queste ore confermano l'assoluta fiducia al capo esatto dello Stato. Grazie Lidia. Tobias Spiller, insomma, per chi guarda l'Italia dall'estero, i suoi lettori, è auspicabile un ritorno al voto anticipato o quello che, a seconda dei punti di vista, possiamo chiamare governo istituzionale, inciucio o addirittura un orrore? Ma i tedeschi, gli europei si guardano bene di dire agli italiani cosa devono fare. Certamente uno si fa un po' di calcoli. Che succede se adesso si va al voto e poi arriva un governo di cui non si sa qual è il carattere? Sarà anti-euro o sarà più legato agli imprenditori del nord che vorrebbero anzi più Europa? Come ha detto a me il capo economista di Confindustria, anche in Confindustria si diceva non sappiamo dove andrebbe un Salvini. Dall'altro lato, avere adesso un governo istituzionale, tecnico, che forse va avanti a litigare e non muoversi, perché il comune denominatore è solo tenere fuori Salvini, ma sul resto non sono d'accordo per nulla. Dopo 6 mesi ci troviamo così con un'ondata di voto per un Salvini, perché lui direbbe che mi hanno rubato l'occasione. Mia personale idea è: ognuno può rompere la coalizione quando ritiene giusto il momento. Nessuno ha il diritto di votare in quel momento quando gli piace di più. Lì certo ci sono le regole comuni, ma c'è il problema della legittimità. E torniamo a Mattarella, le regole comuni. Ci fermiamo un momento, Mollicone, dopo il break arrivo da lei. A tra poco. Non c'è nessun patto con nessuno, tantomeno con la Lega, lo smentisco per la milionesima volta. Non siamo un partito, non siamo una casta. Non siamo un partito, non ci alleeremo con nessuno, recitava il mantra 5 Stelle. Quel movimento nato dalle piazze diventa il primo partito alle elezioni politiche del 2018 con il 34% dei voti. La politica di palazzo, si sa, è fatta di compromessi. Quello di Di Maio e suoi porta il nome dell'ex nemico giurato Matteo Salvini.
Un vero e proprio contratto di governo firmato dai due con l'arbitraggio del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Un contratto che crea anche una versione inedita di Luigi Di Maio, uno e trino, vicepresidente del Consiglio, ministro del lavoro e ministro dello sviluppo economico. Gli equilibri nel governo giallo-verde sono precari, ma l'intenzione dei 5 Stelle è quella di continuare a portare avanti alcune delle storiche battaglie del movimento. Si credeva in generale che non potesse essere realizzato, invece ce l'abbiamo fatta. Abolizione dei vitalizi e reddito di cittadinanza, quest'ultimo mal sopportato dal compagno di governo leghista, sono i successi di Di Maio e i suoi. Ma il matrimonio giallo-verde inizia presto ad entrare nella fase di crisi. I malumori tra i banchi parlamentari, con le fuoriuscite di De Falco e Nunes, dimostrano che l'ala più a sinistra del movimento mal digerisce questa maggioranza che è sempre più a trazione leghista. Non sappiamo dove andiamo, cosa facciamo e che cosa stiamo pensando. Poi il caso della Diciotti, dove Di Maio si rimette alla votazione della piattaforma Rousseau, che col 59% sceglie di salvare il ministro dell'Interno dal processo per sequestro di persona dei migranti a bordo. Il ministro dell'Interno deve continuare a fare il ministro. Giravolta movimentista poi in vista delle europee, quando Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista incontrano i Gilet Gialli, il movimento di protesta francese. Le elezioni europee sono la vera spina nel fianco di Di Maio e suoi, i risultati sono inequivocabili, voti dimezzati per i pentastellati e raddoppiati per il compagno di governo leghista. Intanto dall'Ilva alla TAP, il Movimento 5 Stelle incassa secchi no dagli alleati, scatenando nette proteste della base. Ed è sulla linea alta velocità Torino-Lione che si consuma la rottura insanabile con gli alleati e tra banchi parlamentari. Il Movimento 5 Stelle rimarrà coerente, rimarrà sempre notato. Di Maio strizza l'occhio all'elettorato storico rispondendo alla presa di posizione del Premier Conte che assicura la TAV si farà. Chiunque dirà no alla TAV stia ben attento perché mette a rischio il governo. Il leader leghista è stato di parola, aprendo la crisi di governo. Se si andrà alle urne, come se la giocherà il Movimento 5 Stelle? La tattica più quotata è un attacco a tre punte. Chissà però se si passeranno la palla. Allora, così Giulia Torlone ci ha rievocato e raccontato la parabola del Movimento 5 Stelle. Intanto però da questa mattinata dobbiamo trarre alcune conclusioni, alcuni punti fermi. Lo abbiamo sentito in diretta, Zingaretti invocare l'unità del Partito Democratico e sbarrare la strada agli inciuci. Lo abbiamo sentito in diretta, Maurizio Gasparri che ci dice che Forza Italia è ben felice di correre al voto al più presto purché si ricostruisca il centrodestra a trazione classica. In attesa di capire che cosa farà a trazione leghista. A formazione classica. La trazione la fanno i numeri in democrazia. A formazione, certo. In attesa di capire che cosa fa il Movimento 5 Stelle, però Mollicone, prima che arrivasse Gasparri, diceva attenzione, ci sono dei distinguo da fare nella formazione del centrodestra. Mollicone. Sì, semplicemente l'intervento adesso di Maurizio Gasparri già dà un primo chiarimento e quindi seppure difforme dalla nostra posizione a livello europeo, se Forza Italia conferma la uniformità di sostegno alle proposte di Fratelli d'Italia e della Lega, che poi sono, come diceva pure Gasparri, quelle storiche del centrodestra, e come abbiamo detto anche noi prima, la differenza tra noi, queste forze politiche e i 5 Stelle è che noi siamo insieme da qualche decennio, con ovviamente le diverse evoluzioni. Il problema è appunto però riuscire a capire se poi Forza Italia trova un po' lo spirito originario, per cui capisce che deve fare gli interessi del popolo però, e Maricone, non quelli dell'Europa. Lo spirito originario di Forza Italia è quello di un partito da 25 anni ancorato nel PPE, cioè, e che ha espresso presidenti del Parlamento Europeo, commissari alternativo alla sinistra. Molti osservatori esteri invece mettono in allarme: se Salvini va al governo con la Meloni, l'Italia esce dall'Europa. Questo è ovviamente uno dei tanti bau-bau, come abbiamo sentito prima quello dell'IVA, come abbiamo sentito prima quello dell'esercizio provvisorio. Intanto vorrei ricordare che l'esercizio provvisorio nella storia repubblicana è stato applicato 33 volte, quindi evidentemente non è che sia tutto questo terrore. Ma anche il decreto, anche sull'aumento dell'IVA, basta un decreto del governo in carica per differirlo e quindi dare la possibilità al nuovo governo
ci sono tutti i tempi, ricordo che anche Monti si insediò a novembre, ci sono tutti i tempi per andare subito alle elezioni e fare un nuovo governo sovranista che duri 5 anni. Chiaro. E che con serenità possa fare sia la legge di bilancio sia appunto differire e annullare l'aumento dell'IVA. Un appunto, io ho grande rispetto ovviamente per la formazione del giornalista tedesco e rappresenta un autorevole giornale, però sarebbe interessante sapere in queste ore cosa pensa l'opinione pubblica tedesca, non tanto dei destini dell'Italia, perché a quello pensano gli italiani e il Parlamento italiano, quanto delle parole e delle rivelazioni grave di Carola Rackete sul fatto che fu il governo tedesco a chiedere di portare la nave con gli immigrati solo nei porti italiani. Ecco, io per una volta tanto, invece che dare soltanto giudizi e punteggi sulla sovranità italiana, sarebbe importante anche riferire, visto che abbiamo questa opportunità, riferire cosa pensa di queste grave rivelazioni. Darei una risposta telegrafica, perché volevo sollecitare sulla politica italiana Barenghi. Mi sembra che sia una cosa fuori dal contesto. Non mi sembra una... Questa Carola Rackete è una persona che agisce per la propria convinzione, e ci sono tanti che fanno questo. In Germania c'è, da Max Weber, la distinzione tra etica della convinzione, faccio quello che io penso urgente, e etica della responsabilità, dove si vede fino in fondo cosa ne esce. Grazie. E forse ma magari il nostro questa pubblico, signora, no, signora Rackete è più tra quelli che fanno le cose dove li porta il cuore. Però ha detto una cosa grave, ha detto che è stato il governo tedesco. Ma non deve rispondere Tobias Spiller. Riccardo Barenghi, che cosa sta facendo il 5 Stelle? Forse vuole ritornare. Forse, però, in tutta franchezza, abbiamo una crisi di governo in atto. Dividerci su Carola Rackete? Anche no, francamente. Di queste ore, insomma. Lo so. Ho 30 secondi, non di più. I 5 Stelle forse per ritrovare una verginità vogliono tornare all'antico isolamento, quello che ci raccontava Giulia Torlone prima, come dire, dei compromessi di forza di governo? Ma questo è difficile dirlo, veramente quello che si capisce dal blog di Grillo di ieri quando è tutt'altro, cioè è fermiamo Salvini, quindi facciamo un governo. Oggi però parlano gli avvoltoi, si attacca Renzi, insomma, forse sta facendo un passo indietro. Contraddizioni in seno al popolo, si diceva una volta. E questo è con Mao Zedong, noi corriamo in pubblicità, restate con noi. Dopo la pubblicità parliamo faccia a faccia con Massimiliano Fedriga, un leghista di primissimo piano. E allora di nuovo in diretta con l'aria che tira, è stata una mattinata cruciale e davvero molto confusionaria, perché tutti i partiti stanno parlando, stanno prendendo posizioni in vista dell'appuntamento delle 16, quando si riunirà il capigruppo del Senato per calendarizzare la sfiducia a Conte. Finora l'unico che non ha parlato è stato il movimento di Matteo Salvini in questa mattinata, per cui è un piacere, oltre che un onore, poter dialogare oggi con il governatore della regione Friuli Venezia Giulia, il leghista Massimiliano Fedriga. Ben trovato Fedriga in questa nostra chiacchierata, mi aiuterà Tobias Piller, corrispondente dall'Italia, della Frankfurt Allgemeine Zeitung, che potrà darci anche un punto di vista differente, quanto più importante, visto che governa una regione di confine, Fedriga. Intanto una domanda leggera, la sua regione ha delle meravigliose spiagge, penso a Grado, penso a Lignano Sabbiadoro, però Salvini ha iniziato il suo tour dal Papete e da lì è cominciato tutto. Insomma, si è sentito un po' tradito dalla Romagna, dal suo amico Matteo Salvini? No, ogni anno c'è l'appuntamento con la festa della Lega, per quello proprio in Romagna, a cui ho partecipato anch'io oltretutto a un dibattito la domenica sera, a cui i tradimenti mi sembra che siano più di quelli che dicono una cosa, il giorno dopo fanno l'esatto opposto, più che da dove si decide di trascorrere le vacanze, come qualsiasi cittadino italiano. Ho visto una polemica semplicemente perché il ministro dell'interno sembra che abbia la colpa di essere un cittadino normale che va in spiaggia con la famiglia, allora, e da questo scatti, fotografie, polemiche, certo. Insomma.
Pedriga, lei ha detto traditori sono ben altri, però mi pare che da questa mattina Di Maio abbia inaugurato questa nuova parola d'ordine contro voi che eravate i suoi ex alleati. Avete tradito il paese e la pagherete cara. Che cosa risponde? Ma guardi, io le faccio un esempio. Ci hanno detto no sulle grandi opere, no sull'autonomia, no sull'abbassamento della pressione fiscale, tanti altri no, per non contare poi gli insulti a Salvini, il nano seduto sui giganti, Higuaín ingrassato, di tutto, e ha sempre sopportato. Il voto in Parlamento europeo rispetto alla presidenza della Commissione europea, cioè mi sembra come, cioè, che i 5 Stelle dia una lega di traditori, è come se la moglie trova il marito in dolce compagnia a ripetizione per decine di volte, la moglie decide di lasciare il marito e il marito dice che la moglie l'ha tradita perché l'ha deciso di lasciare. Ecco, mi sembrerei una, diciamo una ricostruzione della realtà quantomeno fantasiosa. Quindi per il vostro è stato, come dire, un tradimento di una notte a fronte invece di scappatelle ripetute con il partito del no, insomma, con l'Italia non che tradimento, non vuole andare avanti. No, non abbiamo tradito, noi con... No, guardi, noi con trasparenza abbiamo detto di fronte non al Parlamento, ma al Paese intero, che non si poteva più andare avanti con l'esperienza, quindi non c'è alcun tipo di tradimento, certo. Anzi... Forse si dovrebbero interrogare perché siamo arrivati a questa scelta dopo una serie di ripetuti tradimenti, quelli sì che lei ha ricordato, ecco. Interpretati dal Movimento 5 Stelle, non ultimo, ripeto, il voto in Europa, ma pensiamo, scusi, solo alla questione TAV, dove si dicono no alla TAV, poi si dice sì se vediamo il tracciato, poi il Presidente del Consiglio del 5 Stelle dice giustamente guardate che non fare l'alta velocità ha più costi che benefici, quindi bisogna andare avanti, il Movimento 5 Stelle presenta la mozione al Senato, al certo. Senato non si presenta il Consiglio. Il però, Presidente del Consiglio Conte che aveva preso una posizione diversa, cioè voi capite come si può andare avanti Federico, con no, no, no capito. E no. Bisogna dire ogni tanto dei sì per far crescere il Paese. Però la domanda è, non è solo mia, perché è un dubbio che affligge tanti. Perché Matteo Salvini ha aspettato fino al 9 di agosto per staccare la spina al governo? Lei nel primo elenco che ha fatto di tutti i no che vi hanno posto i vostri alleati, la TAV nemmeno l'ha citata e tutto sommato sulla TAV avete vinto voi. Con il concerto delle opposizioni, anche convincendo Conte che la Torino-Lione si sarebbe comunque andata avanti. Sì, ma quello che voglio sottolineare è che per tanti mesi ci hanno detto perché non staccate la spina al governo. Addirittura leggevo interventi dell'opposizione, ma hanno paura di perdere la poltrona, magari malgrado continuino a litigare. Ed è vero, negli ultimi, penso, 4-5 mesi, purtroppo il governo è stato fermo per una serie di ripetizioni di no dei 5 Stelle. Noi ci abbiamo provato fino all'ultimo e la dimostrazione è proprio quello che ricordava lei, che siamo arrivati al 9 agosto, facendo tutti gli sforzi possibili per lasciare perdere gli insulti, che di solito dagli alleati non arrivano, ma vabbè, quello magari uno si offende un po' di meno, e Salvini ha dimostrato di essere poco permaloso, perlomeno, perché in una situazione normale, in un'altra situazione, degli alleati che continuano a insultare, ad offendere, il principale, anzi l'unico alleato di governo sarebbe già scoppiato prima, ma Salvini è andato avanti credendo in quel contratto che evidentemente qualcuno non voleva rispettare. Siamo arrivati in una situazione di non ritorno quando il cumulo di no, quando il cumulo di no non alla Lega ma al Paese, all'Italia, sono diventati troppi perché si potesse reggere un governo che le cose deve farle. Il governo non può essere un governo fine a se stesso, forse qualcuno però... pensava che la Lega ragionasse come loro. C'è un governo fine a se stesso per mantenere la poltrona, così non è, e l'abbiamo dimostrato dicendo se non si fanno le cose si va tutti a casa. Allora, lei ha elencato tanti no, però c'è anche stato un sì molto pesante, quello del martedì scorso, con tanto di fiducia al decreto sicurezza bis. Forse ha contato anche quel voto nella decisione dei tempi della crisi. Incassato quello, non aveva più senso portare avanti l'esperienza del governo del cambiamento? No, voglio dire, noi su quello penso che abbiamo approvato il primo decreto sicurezza, il secondo decreto sicurezza, cioè mi auguro che non si smentissero addirittura su quello che hanno votato loro in Consiglio dei Ministri, insomma ormai mi aspetto di tutto, però quello sarebbe stato veramente una follia, cioè non è dipeso dai tempi del decreto sicurezza, sono dei tempi dell'Italia che ha bisogno di un governo che le cose le faccia.
quando noi con tutti gli sforzi possibili, ma con una situazione parlamentare nella quale vede il Movimento 5 Stelle, partito di maggioranza relativa all'interno della stessa maggioranza, diventa difficile convincerli a dire un po' o qualche sì quando, ripeto, le cose da dire sempre contro, sempre no, non si può fare, sì, invece di fare delle proposte alternative. Chiarissimo. La questione, la questione all'Italia, dove viene detto pubblicamente dal ministro Di Maio che Atlantia è un'azienda decotta perché Benetton ha tolto la concessione e non più tardi di una settimana dopo dice è Atlantia che deve prendere l'Italia. Insomma, cioè noi pretendiamo un governo che faccia le cose, un governo serio. Allora avrei una domanda proprio in discussioni per sul primi. Governo. Guardate, abbiamo detto, sfiduciamo il nostro governo, figuriamoci. Adesso ci arriviamo. Avrei proprio una domanda in questa direzione, governatore. Buongiorno. Lei parla proprio della TAV. Buongiorno a lei. Che deve collegare bene così anche la sua regione verso tutta l'Europa, anche verso la Francia, anche portare beni industriali per esempio verso la Francia. Sarebbe veramente molto di interesse per gli altri europei sapere dove vorrebbe andare un futuro governo sovranista della Lega e eventualmente anche con i Fratelli d'Italia con questa maggioranza. Vorrebbe in quel senso essere sovranista e staccarsi più dall'Europa, eventualmente uscire dall'euro? Questo è almeno la retorica. Dall'altro lato, lei nella sua stessa regione ha tanti imprenditori, tante imprese di successo che vivono proprio dai collegamenti con l'Europa. Allora, delle due, una: più Europa per far crescere le sue aziende o meno Europa per andare incontro alle promesse sovraniste? Chiarissima domanda. Però guardi, noi mi sembra che qui mettiamo insieme due cose distinte. Una cosa è la collaborazione imprenditoriale, lo sviluppo reciproco. Altra cosa sono delle regole folli decise dall'Europa che non aiutano sicuramente lo sviluppo. Non è che se diciamo ci devono essere meno regole folli in Europa vuol dire penalizzare le imprese, anzi viceversa, vuol dire aiutarle. E le faccio un esempio proprio citando anche dei dati del suo giornale, che è un giornale di caratura internazionale e di grandissimo livello, dove ricorda per esempio che quelle regole europee, per esempio sugli aiuti di Stato, e pensiamo delle banche, proprio il suo giornale scrive che tra aiuti diretti e garanzie la Germania ha dato più di 600 miliardi di euro alle banche tedesche per stare in piedi. Dopodiché no, cosa fanno? Scritto, mettono la regola che non si può essere, tutto diventa aiuto di Stato. Non so se l'ha scritto lei, ma l'ha scritto il suo giornale e penso siano dei dati, non penso che il suo giornale scriva dei dati falsi, anzi tendo a crederci. E quindi vuol dire che evidentemente ci sono delle regole europee che o vengono interpretate o vengono messe dopo che uno ha sistemato gli affari sporchi di casa propria. Così non può funzionare. Ma per esempio le faccio un altro esempio sempre sulle regole strane dell'Unione Europea. Le sembra normale che sempre sulla questione istituti di credito vengano considerati maggiormente i problemi creditizi rispetto ai problemi finanziari che hanno gli istituti di credito? Io penso che bisognerebbe privilegiare l'economia reale rispetto a chi fa speculazione finanziaria per quanto riguarda gli istituti bancari. Invece abbiamo un sistema nel quale vengono penalizzati di più chi presta soldi alle imprese rispetto a chi fa speculazione finanziaria. Allora, e sono delle regole che non possono stare in piedi. Nessuno vuole abbattere l'Europa. Penso che però sia necessario ricostruirla sull'economia reale, sul mondo reale, e non invece soltanto sugli interessi magari importanti, ma di poche persone o di pochi grandi interessi. La prossima campagna elettorale quando ci sarà? E adesso ci arriviamo, chiaramente vedrà Matteo Salvini e la Lega ancora sventolare la bandiera no euro? Questa era la domanda di Tobias Piller. Ma su questo l'abbiamo detto più volte e l'ha ribadito proprio in questi giorni Salvini, che non è in discussione l'euro, sono in discussione le regole e le dico anche la mia opinione personale. Il problema non è il nome di una moneta, ma le regole che si danno a quella moneta. E dobbiamo capire allora che forse anche la moneta può essere utile per creare sviluppo. Anche una moneta per le esportazioni può essere utile a creare sviluppo. Allora queste regole possiamo dire che
oggettivamente, non su tutto, ma su molti fronti hanno fallito e bisogna riscriverle. E chi pensa invece di mantenere tutto esattamente così com'è, sarà quello che porterà la fine d'Europa. Guardate che non è la Lega che vuole la fine d'Europa, anzi forse noi la vogliamo salvare modificandola. Se uno pensa invece di far finta di niente, non capire il voto dei cittadini di tutta Europa che c'è stata alle ultime elezioni europee, indipendentemente se hanno votato destra e sinistra, ma c'è stata una sfiducia verso i partiti che hanno governato fino ad oggi l'Europa, vuol dire uccidere l'Europa. Chiarissimo. Allora, voglio tornare però alle questioni interne, a questa crisi che è stata accelerata da Salvini il 9 di agosto. Sembrava che tutto fosse orientato ad una crisi parlamentare. Oggi leggiamo retroscena in cui si racconta della intenzione della Lega a ritirare i propri ministri, e lo stesso gli chiede Luigi Di Maio. Lei ha sentito Salvini, ci sarà questo colpo di scena, avete fatto rientrare i senatori e poi ritirate i ministri? No, guardi, non ho sentito Salvini, però devo dire è una questione che mi appassiona poco. Ma il tema reale adesso è: si ridà parola agli italiani per decidere la maggioranza o si fanno giochi di palazzo perché qualcuno deve mantenere la poltrona? Perché guardi, io penso dopo uno può essere simpatico o antipatico alla Lega, ma pensare che rispetto a 3 giorni fa, 4 giorni fa, quello che scriveva Renzi, diceva con l'hashtag senza di me per dire mai accordi con i 5 Stelle, oggi diventa vengo anch'io, mi sembra una cosa che è offensivo verso i cittadini di questo paese. Ed è questo probabilmente quello che sta portando la sinistra, e devo dire i 5 Stelle, a perdere consensi. No, perché una cosa è pensarla in modo diverso dalla Lega, che è legittimo, io combatterò un'idea diversa, ma è legittimamente, anzi sono contento che ci siano persone che la pensino diverso da me. Una cosa è dire l'esatto opposto rispetto a quanto è stato detto il giorno prima per cercare di mantenere potere poltrona, perché in quel caso è offensivo verso gli italiani. Allora, mi aiuti però a capire una cosa, Federica, perché sentiamo Salvini dire dobbiamo andare a votare subito per scongiurare l'aumento dell'IVA. Poi sentiamo Matteo Renzi che dice bisogna evitare le elezioni anticipate perché se no l'IVA aumenta e solo un nuovo governo può scongiurarla. Delle due l'una. Mi sembra delle menzogne di Renzi, ci siamo abituati e si riconferma tale quale, perché io le porto un esempio, non voglio dare un'opinione, ma le porto l'esempio del governo Monti. Il governo Monti dal 18 novembre insediato, 4 dicembre fa la legge di bilancio, terribile, ma quello è una valutazione di carattere politico, non c'entra nulla, il 22 dicembre è stata approvata. Quindi col nuovo governo si potrebbe tranquillamente avere una maggioranza con un forte mandato popolare che faccia la legge di bilancio e scongiuri l'aumento dell'IVA. Chi oggi sta raccontando che se non viene fatto l'inciuccio ci sarà l'aumento dell'IVA è una scusa per fare l'inciuccio e tenersi le poltrone. Non c'è nulla di vero e penso che qualsiasi onesto commentatore possa dirlo con chiarezza, e non serve che lo dica un leghista, è una balla colossale a cui purtroppo siamo abituati da Renzi. Dove trovate i soldi per quello, altro, flat quello tax, sono d'accordo per tutto questo? Mi scusi, quello sono d'accordo con lei, sarà la sfida della legge di bilancio, però capisce bene, e penso che anche lei possa confermarlo, che non c'entra nulla andare ad elezioni rispetto all'aumento dell'IVA. Dopo là sono scelte di carattere politico, di coperture, non c'è dubbio, e su quello si prenderà la responsabilità, mi auguro, un governo che ha un mandato forte popolare. Altra cosa è dire che se ci sono le elezioni ci sarà l'aumento dell'IVA, e spero che possa avere conforto anche da lei, che è intellettualmente onesto, dicendo che Renzi ha detto una menzogna, esattamente come l'ha detto Di Maio, che se si va ad elezioni ci sarà l'aumento dell'IVA. Lei ha deprecato... Me lo conferma lei, che è un attento giornalista. Io vedo che non ci sono... Lo confermi anche lei? Non è una condizione necessaria evitare le elezioni per non avere l'aumento dell'IVA. Potrebbe poi essere che qualcuno aumenta... È un altro discorso, ha ragione su questo. ...per avere altri spazi di manovra per altre spese. Questo... Lo vedo ancora sull'orizzonte. Ha perfettamente ragione, però mi può confermare che se ci sono le elezioni non vuol dire che ci sarà l'aumento dell'IVA? Giusto. Saranno scelte politiche, allora, sia che ci sia un governo che va davanti o che ci sono le elezioni, però non c'entrano nulla le elezioni. In questo. Hanno votato in Consiglio dei Ministri un documento di economia e finanza in cui è scritto, è previsto l'aumento dell'IVA al 1° gennaio del 2020. Questo è scritto e la responsabilità politica è vostra e del Movimento 5 Stelle, poi si potrà levare.
mi scusi, come c'era in tutte i DEF precedenti, perché diciamo la clausola dell'IVA c'è sempre stata ed è stata smontata di anno in anno, esattamente come è successo in tutti i governi precedenti, ed è un'eredità che abbiamo trovato con l'aumento dell'IVA che c'è sempre stata, purtroppo, e di anno in anno si andava a bloccare. Allora, ci fermiamo un momento, Fedriga, andiamo in pubblicità e poi, nei minuti che ci restano, le ultime domande. Restate di nuovo in compagnia di Massimiliano Fedriga. Poco fa, questo ha detto Luigi Di Maio, in 24 ore Salvini è già tornato da Berlusconi. Fedriga, Salvini dice di non avere nostalgia del passato, però forse la Lega, per andare al voto subito, ha ancora bisogno di Berlusconi? Ma guardi, io ho un'esperienza di governo in Friuli-Venezia Giulia con un centrodestra che sta facendo forti riforme, grandi cambiamenti, e stiamo lavorando molto bene, si è visto anche dal consenso cresciuto in un anno con le elezioni europee nella mia regione. Ma dopodiché intanto vediamo se ci sono le elezioni, poi decideranno le forze politiche se presentarsi alleate, con chi allearsi ed altro. Però a me sembra un po' strano che il ministro Di Maio, quando Salvini ha denunciato il dialogo che c'era tra Movimento 5 Stelle e il PD, ha dato a Salvini del giullare. E in meno di 24 ore sono confermati i dialoghi tra 5 Stelle e PD, è un po' particolare. Ma volete adesso già subito un accordo con Berlusconi e dovete mantenerlo anche dopo? O volete trattare solo dopo e lasciare aperto se Berlusconi andrà a sfiduciare Conte? Mi scusi, io penso che sia fondamentale capire se ci sono le elezioni prima di decidere come ci si comporta. Ma come alle si elezioni. Arriva alle elezioni? Penso sia fondamentale, Berlusconi perché è necessario? Altrimenti parliamo di nulla. Berlusconi è necessario per arrivare allo sfiducia? Bisogna, per arrivare fare alle la crisi elezioni, insieme a Berlusconi. Ma ci mette la condizione? Ma guardi. Mi scusi, ma la crisi in realtà l'ha fatta la Lega ed è crisi di governo, punto. Se dopo qualcuno dalle opposizioni pensa di votare a favore oppure non presentarsi al voto, prende la responsabilità di fronte agli italiani. Ma a voi sembra normale che un partito di opposizione cerchi di tenere su il governo di maggioranza? Ma non è cacciare Conte, ma è una cosa abominevole quello che i giochetti che stanno cercando di fare. Non è il problema Berlusconi o non Berlusconi. Il problema è che stanno cercando di fare un giochetto abominevole. Ma scusate, ma qualsiasi italiano normale. Cioè, il problema, secondo voi, c'è bisogno di Berlusconi o non di Berlusconi? Il problema è se effettivamente un partito dell'opposizione come il PD o una parte del PD, la renziana, vota la fiducia oppure non si presenta. E quello è il problema vero, non è Berlusconi o non Berlusconi. Grazie Massimiliano Fedriga. Di Maio magari dovrebbe porsi quel problema lì. Grazie anche a Tobias Spiller. Noi dobbiamo correre in pubblicità. Linea al telegiornale, vi aspetto domani. Grazie alle 11, come sempre in diretta. La Rai che ti restate.